Allora, seduta consiliare del 5 marzo 2022 del dottor Alessandro. Per ora assente. Boccardo Andrea. Boccardo lo vedo, però non è. Ci torniamo dopo. Menchetti Jacopo. Presente. Tommasi Tamara. Presente, anche se ha il microfono spento. Medonese Federico, Presente. D'Alessandro Gloria, Maggi Fabrizio, Dalle Luche Graziano, Presente. Presente. Rombi Nicola, Rombi, presente, Benedetti Angelo. Presente. Vedo anche Boccardo. Boccardo Andrea, presente. C'è qualche difficoltà di Geminiani Patrizia. Lemmetti Presente. Eleonora. Giunta Marco. Presente. Presente. Rugani Michela. Assente. Lunardelli Marco. Non lo vedo. Assente. Favilla Andrea. Presente. Bertola Giampaolo. Non lo vedo. Assente. Iacomini Alberto. Presente. Di Giusto Fabrizio. Di Giusto no. Erra Riccardo, Presente. Mancini Marcello, non lo vedo, assente. Andreini Mario, Presente. Micheli Riccardo, assente. Matteucci Alberto, assente. E da Prato Nicolò, assente. 12, 13, 14, 15, 16 consiglieri presenti. Grazie, nel frattempo so, è entrato anche il sindaco, credo, segretario. Non lo vedo, dov'è? Adesso. Allora, no. Forse non è collegato, lo vedo nella... Alessandro Del Dotto è arrivato ora. Vediamo se. Però non lo vedo. Va bene, allora, Va bene. permette... Vabbè, diciamo che non c'è ancora. No, Buongiorno, ecco. grazie a tutti. Allora, nominiamo gli scrutatori, Tamara Tommasi, Riccardo Erra e Fabrizio Maggi. Allora, questo sarà un consiglio comunale particolare perché discuteremo appunto il piano operativo. Il piano operativo sarà diviso in due parti. Questa delibera, che diciamo è una delibera illustrativa per i consiglieri e per tutta la cittadinanza, e poi entreremo nel merito la settimana prossima, quando entreremo appunto nella discussione delle varie osservazioni e così via. Quindi ci sarà una doppia discussione. Allora, è stata divisa. Ieri è arrivato il parere del Genio Civile che mancava per completare il quadro sul piano operativo. E quindi la discussione che prenderemo oggi sarà divisa così. Allora, in conferenza dei capigruppo abbiamo deciso di dare 20 minuti di tempo ad ognuno. Quindi abbiamo sia i firmatari della pratica, che sono il consigliere Leo Simone, scusate, l'assessore Leo Simone e l'assessore Pierucci Marcello, avranno un totale 20 minuti. E poi abbiamo appunto il tecnico che ha seguito il piano operativo per il Comune di Camaiore, che è l'architetto Fabrizio Cinquini, che anche lui avrà 20 minuti. Poi dopo passeremo alla discussione.
e dove ogni consigliere ha diritto a 20 minuti invece dei 10 minuti consueti. Repliche e dichiarazioni di voto. Quindi di per sé come fosse una pratica normale. Poi ecco, è divisa in due Andrea, parti. scusa, ti posso fare una domanda? Ma ieri hai detto, avete condiviso nella conferenza dei capigruppi, no? L'ordine della discussione, ma chi c'era in conferenza dei capigruppo? Perché io qui non vedo nessuno. Ah, in conferenza dei capigruppo c'era il capogruppo di Forza Italia Mancini, il capogruppo Pedonese. Lunardelli, il capogruppo Pedonese e il capogruppo del PD Gloria D'Alessandro. Questi erano i capogruppo presenti, Ok, altri non grazie. erano presenti. Grazie. Beh. Allora, quindi io darei, se siamo tutti d'accordo, la parola all'assessore Leo Simone che ha 20 minuti di tempo insieme all'assessore Pierucci, quindi magari dividetevelo, se, non so come vi siete organizzati, per illustrare la pratica. Grazie Presidente. Scusate, un c'è attimo, lei che vuole un po' presidente. Allora, intanto grazie a tutti di essere presenti. È un momento molto importante della vita amministrativa perché concludiamo un percorso iniziato ormai diverso tempo fa, che ci porta a definire scelte di Si governo. sente male Simone? Scusa Simone, io lo sento male, so tutto me. Assessore, sentiamo, si sente malissimo, sentiamo il Vediamo lecco, se quindi si riesco sente a male. arrivare. C'è rientro, abbassa l'audio, c'è rientro. Ora mi sentite? Perfetto. Ok, dicevo che è un momento molto importante per l'amministrazione e per il Consiglio Comunale perché ormai siamo alla fine di un percorso iniziato molto tempo fa che ci porta a definire regole del governo del territorio e scelte che varranno almeno per una quindicina d'anni, con tutti poi gli accorgimenti e le modifiche del caso, ma questo è l'arco temporale di vita di un piano come questo. Il piano, ormai lo sapete perché appunto veniamo da un percorso lungo, si ispira all'idea che l'identità della nostra città, l'identità di Camaiore, che è fatta di un intreccio originale, irripetibile, unico, di valori ambientali, paesaggistici, storici, culturali, che fanno insomma della nostra città veramente un'unicità, sia anche la chiave del suo sviluppo futuro. E questo vale tanto più oggi, in una fase storica nella quale no, tutti quanti siamo cambiati, siamo chiamati a trovare come comunità un nuovo equilibrio fra il lavoro, il tempo, l'ambiente. E la nostra identità parla benissimo il linguaggio del futuro, quindi tutto il piano si gioca sull'idea che la valorizzazione della nostra identità, ovviamente con delle idee, con delle scelte strategiche, sia la chiave anche del futuro di Camaiore. Per questa ragione, noi, nello spirito anche delle norme che ormai regolano questo settore, abbiamo fatto una scelta strategica, cioè abbiamo detto che il consumo di suolo non è il modello su cui si gioca lo sviluppo futuro e lo abbiamo per la prima volta nella storia del comune legato solo e soltanto a scelte strategiche di carattere compensativo o perequativo. Non ci sono più lotti liberi di nessun tipo. Nel nuovo piano, ogni nuova edificazione è legata a scelte di carattere strategico o a scelte di interesse pubblico, e abbiamo invece deciso di puntare molto di più sul recupero
dell'esistente, sulla capacità di rigenerare il patrimonio che c'è, con una normativa che complessivamente aumenta le possibilità di intervento sull'esistente. Abbiamo riattribuito possibilità di ampliamento anche a edifici che si erano già ampliati nel passato, abbiamo aumentato le possibilità di cambio di destinazione d'uso, abbiamo nel tessuto soprattutto urbano, ma anche nel tessuto recente, lasciata aperta la possibilità di rigenerazione, diciamo, più ampia possibile, con possibilità di demolizioni, ricostruzioni. Le uniche, diciamo, norme più restrittive sul campo dell'edilizia esistente le abbiamo messe a salvaguardia di aspetti che appunto riguardano l'identità del nostro territorio. C'è stata una grande discussione su alcuni aspetti delicati, dove appunto devi trovare un equilibrio fra la capacità di rigenerare il patrimonio esistente e la salvaguardia però di valori storici, culturali, ambientali e paesaggistici che sono fondamentali. E io credo abbiamo trovato punti di equilibrio importanti. Vi faccio un esempio. C'è stata una grande discussione sul patrimonio classificato 1, che caratterizza anche i centri storici minori, cioè il patrimonio quello che se lo modifichi dal punto di vista dell'involucro edilizio ne perdi gli elementi identitari. E lì però abbiamo ampliato al cambio di destinazione d'uso. Abbiamo detto laddove ci sono delle aree urbanizzate, siccome non c'è un problema di consumo di suolo, ciò che conta è conservare l'edificio per la sua identità e il suo valore che esprime e che parla un linguaggio universale, perché parla a quello che è Camaiore, e però al tempo stesso diamo la possibilità di riutilizzarlo, per esempio, per la prima casa, e abbiamo allargato le maglie. Oppure mi vengono in mente tutti i tanti volumi dismessi che ci sono in zone urbane e non, ma comunque urbanizzate del nostro territorio, dove noi abbiamo per esempio sempre per la prima casa favorito il cambio d'uso, ma addirittura lì abbiamo fatto una politica di riduzione del consumo del suolo. Cioè abbiamo detto se tu demolisci un grande volume e lo ricostruisci per farci la casa, ammesso che sia servito dalla strada, ammesso che sia servito da tutti i servizi che servono per non consumare suolo e vivere, ok, lo puoi fare, però riduci, se era più grande di 80 metri quadrati di superficie utile all'incirca, riduci il volume, fai un'operazione di ripulitura, di reinserimento paesaggistico ambientale. La nuova edificazione e le grandi operazioni di recupero l'abbiamo, dicevo, legate soltanto a obiettivi di carattere strategico e faccio una carrellata velocissima, ma semplicemente per restituire il senso del lavoro, della visione che l'ho aspirato. E lo abbiamo fatto guardando proprio all'identità e ai valori ambientali e culturali che esprime la nostra città. Vi faccio degli esempi velocissimi. Sul Lido di Camaiore abbiamo previsto l'acquisizione al patrimonio del comune del parco di Villa Luporini. Abbiamo previsto il collegamento verde dell'area del magazzino fino al Parco Pitagora, completando quel sistema che già esiste. Abbiamo previsto la valorizzazione del lungo fosso per collegare il magazzino fino alla Via Italica. Abbiamo previsto la salvaguardia di due vuoti urbani che si affacciano sulla passeggiata di Lido di Camaiore dall'Arlecchino in poi, che sono l'area che è all'incrocio fra la Via del Secco e il Viale Bernardi e il viale a mare e l'area ex go-kart. E tra l'altro abbiamo immaginato con un contributo importante della commissione che l'area verde che è in cima alla via del secco possa essere immaginata in un progetto appunto legato all'Arlecchino. Abbiamo previsto la valorizzazione e l'ampliamento del parco cosiddetto Benelli, col recupero dell'ex fattoria in senso del restauro conservativo legato ad una operazione di perequazione urbanistica. Vedete il verde e l'identità culturale e storica della nostra città. A Capezzano abbiamo previsto l'acquisizione, in parte anche legata a un'operazione di compensazione urbanistica, dell'area dell'acquarella dove ci sono i resti della fattoria romana.
abbiamo previsto, non era scontato, perché ci sono stati momenti della storia in questo comune dove questo valore era a rischio, l'uso pubblico della villa e del parco Cavanis con una funzione di interesse pubblico che sarà convenzionata col comune. Abbiamo previsto, per passare a Camaiore rapidamente, un grande parco lungo il fiume, quello che è ormai ribattezzato parco fluviale, anche lì con un'operazione di perequazione che ci aiuterà a realizzarlo. Abbiamo previsto un grande parco con la valorizzazione di quello che può restare, che ha valore testimoniale, dell'ex Fornace Dati. Abbiamo previsto la valorizzazione verde, nel senso di un parco verde lineare, di tutta la parte che va da via Radicchi alle attrezzature sportive di via Fonda, tutto quel lungo fiume lombricese che deve essere valorizzato. Abbiamo previsto l'apertura di un nuovo giardino murato dal lato di via Tabarrani. Abbiamo previsto un nuovo parco davanti alla Sigma. Abbiamo previsto il collegamento verde fra la Badia e il Prado, per collegare definitivamente quel valore monumentale che è la Badia con la via di mezzo di Camaiore. Vedete? Le scelte strategiche sono tutte legate all'idea che è nell'ambiente, nella cultura e nella storia che stanno, come dire, le leve fondamentali della qualità della città. E in questo contesto, abbiamo immaginato che la mobilità non sia soltanto uno strumento per spostarsi, ma sia un'occasione per fruire del tempo e del rapporto col territorio in modo nuovo e in modo diverso. Pensate al progetto strategico che c'è e che è favorito da una norma che consente l'allargamento in automatico delle strade pubbliche, di realizzare piste ciclabili in tanti ambiti del nostro territorio, la Via Italica, i progetti che sono già in corso, ma pensate anche alla mobilità pedonale. Noi abbiamo immaginato sia a Capezzano intorno a Piazza degli Alpini, sia a Camaiore intorno al centro storico e anche al Lido intorno ad alcune funzioni, mi viene in mente le scuole di Via Trieste piuttosto che alcuni parchi, abbiamo immaginato che ci possa essere un sistema migliore di parcheggi, non per aumentare l'afflusso delle auto, ma per lasciare le auto più lontane e vivere di più pedonalmente la nostra città, per alzare il livello della qualità della vita. Noi abbiamo immaginato che Piazza degli Alpini possa diventare pedonale a condizione che ci sia una mobilità che funziona. Ed è in questo contesto che abbiamo anche previsto raccordi sulla viabilità esistente, come quelli che ci sono su Capezzano, via Villa Cavanis, per esempio, o il sistema di raccordo che c'è a mare della via Sarzanese per servire meglio, per esempio, il polo scolastico, oppure la Fratighiaie, che anche quella è pensata per poter liberare il centro storico sempre di più, no? da fenomeni di presenza, diciamo così, per favorire la pedonalità, l'allargamento del centro storico. E in tutto questo si calano poi alcune scelte anche, insomma, nuove. Per esempio, noi abbiamo detto la variante Aurelia, cominciamo a chiederci se serve prima ancora di farla, e abbiamo previsto un'ipotesi zero, cioè abbiamo previsto che ci debba essere uno studio di fattibilità che ci dica se i problemi della mobilità del nostro territorio non possano essere affrontati in modo più verde, in modo più sostenibile ambientalmente. Non abbiamo dato una risposta, però ce lo siamo domandati, perché è tempo di domandarselo, perché il mondo va in un'altra direzione, che è quella di valorizzare le forme di mobilità che aumentano la nostra qualità della vita e sono più sostenibili dal punto di vista ambientale. E in tutto questo poi si calano anche investimenti produttivi. Pensate che oltre alla previsione di nuove strutture ricettive al Lido, c'è una in particolare molto importante, noi abbiamo avuto richieste per fare un albergo a Capezzano Pianore a servizio anche dell'area industriale delle Bocchette. Abbiamo previsioni di investimenti turistico ricettivi ambientalmente sostenibili a Camaiore, ce ne sono almeno tre di previsioni così su Camaiore, recuperando anche ex
o attuali, diciamo, ambiti di cave e rigenerandole a delle funzioni nuove. E quindi poi in questo contesto si calano anche nuove capacità di investimento che per esempio nell'area delle bocchette riguardano anche la realizzazione di nuove funzioni sportive. Abbiamo sgombrato il campo al magazzino da ogni possibile ambiguità. Nell'area che ha fatto tanto discutere c'è la previsione dell'ampliamento degli impianti sportivi. Quindi ormai il magazzino assumerà quella dimensione insieme alla valorizzazione del parco del magazzino. E ho finito, anche perché così se il vice sindaco Marcello Pierucci vuole, insomma, integrare qualcosa, il lavoro è stato anche molto con l'ufficio lavori pubblici, ovviamente, per tutto quello che riguarda le previsioni delle opere. Un'ultima considerazione, lasciatemela fare. Tutto questo è avvenuto con un lavoro che è stato vissuto senza spirito di parte, perché io penso che questa identità, quella che abbiamo cercato di esprimere, parla un linguaggio che almeno in buona parte è condiviso da tutta la comunità politica di Camaiore. E questo, come dire, ce n'è stata testimonianza nel lavoro in commissione, che è il tratto finale di un percorso partecipativo senza precedenti, fatto di l'ordine di grandezza è centinaia di incontri, soltanto la commissione ha fatto 58 sedute solo sulle osservazioni e la commissione ha vissuto insieme a me, all'amministrazione, questo passaggio come un passaggio che riguardava il futuro della comunità, come un momento, insomma, nel quale bisogna avere la capacità di guardare oltre, di sottrarre scelte di questo tipo, diciamo, alla dialettica che ci poteva anche essere in una fase così particolare della nostra vita amministrativa. Io devo ringraziare la commissione tutta, il presidente, i commissari per come hanno lavorato. E abbiamo fatto una cosa che io ho scritto nel mio volantino la prima volta quando mi sono candidato 24 anni fa in Consiglio Comunale. Abbiamo esercitato il potere pubblico in pubblico, perché tutte le commissioni sono online. E noi siamo giudicabili nel bene e nel male perché avremo compiuto errori, ma abbiamo fatto sì che le scelte urbanistiche, che sono fra le più importanti e le più delicate che un'amministrazione possa assumere, fossero assunte in pubblico per, come dire, fare vedere a tutti qual era la discussione sull'interesse pubblico che veniva fatta. Io devo ringraziare veramente per il lavoro che è stato fatto, che è stato molto lungo, ma è stato molto prezioso. E ovviamente i ringraziamenti vanno anche a tutti i tecnici che hanno lavorato al piano, perché poi la politica deve avere la capacità di riconoscere alcune scelte, la direzione di alcune scelte, ma senza le competenze tecniche non si va da nessuna parte. E quindi il ringraziamento va all'ufficio, a partire dai due dirigenti che si sono succeduti, cioè Roberto Lucchesi prima e Michele Parenti poi, a Manola Bonari, la responsabile del servizio, a Stefano Paolinelli, ad Antonella Venturini che ci hanno assistito nei lavori della commissione. Va ovviamente all'architetto Fabrizio Cinquini, ringraziamento che è qui, tra l'altro, e potrà intervenire per offrire anche qualche integrazione tecnica più puntuale come dire, che lui è capace di fare. E ovviamente ringraziando Fabrizio, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato insieme a lui, mi viene in mente Michela Biagi e altri. Devo ringraziare anche chi si è occupato della valutazione ambientale strategica e quindi il dirigente del settore lavori pubblici, Manuela Riccomini e Saveria Bartelloni, che anche loro hanno fatto un lavoro prezioso. E scusate se mi dimentico qualcuno, sicuramente me lo dimentico, perché sono veramente tante le persone che hanno concorso al lavoro di questo piano. Grazie. Insomma, credo che quella visione di cui parlavo all'inizio nel piano c'è. E credo che chi amministrerà ne potrà fare tesoro. Io posso solo ringraziare da ultimo il sindaco e i miei colleghi di giunta perché per me si conclude, quantomeno nello spirito, diciamo così, un percorso iniziato tanti anni fa e senza la fiducia del sindaco, che è sempre stata massima, e senza uno spirito di squadra che io ho ritrovato in questa esperienza amministrativa. Questo risultato, che è un risultato di tutti, non sarebbe stato possibile raggiungerlo. Grazie.
Assessore Pierucci, c'è un minuto e mezzo per illustrare. Io dico solo che chiaramente questo è un lavoro, ringrazio l'assessore Simone Leo per il lavoro che ha compiuto, perché veramente è un momento di arrivo e allo stesso tempo anche di partenza per il nostro comune, perché chiaramente il piano operativo è un grande traguardo che poi apre una serie di attività che dovranno essere portate avanti in parte ancora da lui, come per esempio il regolamento edilizio, ma altre dalla prossima amministrazione, e sono determinanti per far funzionare il nostro comune. Mi viene in mente il piano del traffico, il piano di caratterizzazione dei luoghi, il piano dei colori, insomma c'è tutta una serie di attività che adesso si dovranno aprire con lo stesso spirito con cui l'assessore Lea ha portato avanti il piano operativo e per dare il meglio alla nostra città. Il mio ufficio ha partecipato a questo lavoro soprattutto in termini di opere pubbliche. E insieme all'assessore Leo abbiamo visitato tutte le nostre frazioni collinari, perché uno dei temi principali è che l'attuale piano aveva esaurito le previsioni di parcheggio. È inaccettabile, come spesso detto, che nelle nostre frazioni collinari si debba fare centinaia di metri da sera per raggiungere la propria abitazione, no? Però anche queste individuazioni di nuovi parcheggi le abbiamo fatto con un senso con uno spirito ambientalista, con uno spirito aperto all'esigenza del verde, all'esigenza di non distruggere le nostre belle colline con delle macchie di cemento, ma di inserirli in contesti idonei e adatti ai nostri paesaggi, e così pure la messa in sicurezza del territorio. È finito, vabbè. Posso dire solo... dammi 30 secondi. Mi interessa molto anche la messa in sicurezza del territorio, perché in questo piano si dà una risposta anche a tante situazioni stradali veramente di pericolo. Mi viene in mente via Radicchi, dove c'è praticamente quella strettoia pericolosissima che questo piano dà la possibilità di poter allargare e dare una viabilità adeguata. Niente, io concluderei qui, tanto ecco, sul sistema dei parcheggi chiaramente abbiamo individuato quest'area parcheggio che ormai è consapevole un po' del fallimento di quelli che erano le B2, no? Che andavano a fare tutti questi piccoli spazi sul territorio che poi servivano solo l'abitazione. Abbiamo trovato nuovi strumenti urbanistici con una vera pianificazione del nostro territorio. Grazie mille. Allora, se siamo d'accordo, ora darei la parola all'architetto Fabrizio Cinquini, che avrà anche lui 20 minuti per illustrare la pratica. Piano operativo. Ah, io in realtà vi rubo pochissimi secondi, perché molto è stato detto sia dall'assessore Leo e in parte anche dall'assessore Pierucci. In realtà oggi ci troviamo semplicemente a migliorare e a perfezionare uno strumento che il Consiglio Comunale aveva già adottato qualche mese fa, attraverso appunto un lavoro che deriva dal contributo che singoli cittadini, le associazioni, i partiti hanno svolto, e anche qualsiasi altra associazione e rappresentanza ha svolto nella fase appunto delle osservazioni. E attraverso le osservazioni quindi della comunità, che un piano adottato dal Consiglio Comunale oggi si perfeziona, si migliora e si integra proprio per rispondere il più possibile alle esigenze di coinvolgimento della comunità locale. Nello spirito appunto della partecipazione che è nella nostra legge regionale e che è stato sempre alla base, diciamo, di tutto il percorso di formazione di questo piano operativo e ancora prima del piano strutturale. Tant'è che il piano operativo non è altro, come dire, che la messa a terra, la messa in opera di strategie, visioni e anche di prospettive per il futuro che sono disegnate e tratteggiate nel piano strutturale già approvato dal Consiglio Comunale di Camaiore. Devo dire, come ha detto l'assessore, che è stato un lavoro anche molto sereno, piacevole sul piano tecnico, perché non ha visto scontri, non ha visto diatribe rilevanti, è stato un lavoro estremamente collaborativo sia con gli uffici tecnici che con la commissione urbanistica, che ci ha consentito quindi di rispondere sempre il più possibile, dove era possibile, dove non c'erano contrasti con la legislazione vigente piuttosto che la pianificazione sovraordinata, di rispondere positivamente alle istanze che derivavano dal basso e dalla comunità. Quando fra pochi minuti inizierete a votare, appunto riuscirete, penso, a rispondere laddove era possibile a queste istanze dal basso e quindi, come dire, a restituire alla comunità
quelle attese e quei bisogni che attraverso il percorso dell'osservazione tipicamente contraddistinguono un piano, uno strumento di pianificazione urbanistica di livello locale. Ho detto che è stato un lavoro piacevole appunto perché è stato fatto con serenità, ci ha consentito di discutere sia sul piano tecnico che sul piano delle visioni politiche senza contrapposizioni. Non è facile trovare un ambiente così fertile, così sereno, e per me quindi è stato non solo piacevole, ma anche stato un onore e anche, come dire, un divertimento, direi, lavorare al piano operativo di Camaiore, proprio perché la commissione urbanistica, come dire, si è messa a disposizione della comunità senza contrapposizioni ideologiche, ha consentito quindi di fare un ragionamento nel merito. Ha consentito anche a me di riflettere sui contenuti del piano adottato, di migliorarlo. Abbiamo corretto tantissimo le norme, anche tenendo conto dei contributi degli ordini professionali. Abbiamo cercato di perfezionare le parti che magari non erano ancora perfettamente le intellegibili o interpretabili, confrontandoci anche con gli uffici di edilizia privata, che poi saranno quelli che per primi utilizzeranno questo strumento e faranno da sportello alla comunità. E abbiamo anche integrato la strategia di sviluppo in maniera significativa, il dimensionamento che è mutato tanto dall'adozione all'approvazione. Con le controdozioni approverete diverse nuove previsioni che vanno nell'ottica che già l'assessore ha ricordato: recupero del patrimonio, riqualificazione paesaggistica ambientale, integrazione dei servizi territoriali, integrazione e potenziamento delle capacità di sviluppo produttivo, soprattutto nel settore turistico, direzionale, di servizio e del terzo settore. Insomma, in un sistema peraltro che è distribuito su tutto il territorio, dal mare alla montagna, dalle frazioni più remote fino al capoluogo. Ecco, tutto qui, diciamo, il contenuto del lavoro che ora vi aspetta. Sarà un lavoro faticoso perché tante sono le osservazioni, ma le risposte che diamo, peraltro credo al 99% condivise all'unanimità in consiglio, in commissione urbanistica, anche rimettendo discussioni, magari opinioni che come ufficio ci eravamo fatti e discutendo con la commissione, rivedendo, puntualizzando e perfezionando, io credo che questo sia il punto di forza di questo piano, cioè di trovare la massima convergenza sulle visioni e la massima visione al futuro. Chiunque alla fine di questo percorso utilizzerà questo strumento, troverà uno strumento che in qualche maniera è stato fortemente pensato, fortemente sedimentato e anche, come dire, su cui si è riflettuto molto. E questa lunghezza, diciamo, nel percorso di discussione, che può sembrare un limite, probabilmente sarà il suo punto di forza, perché troverà ampia condivisione nella sua capacità d'attuazione. Io anch'io potrei ringraziare tutti gli uffici, ma l'ha già fatto Simone Leo, evito di rifarla anch'io, e penso che non sia necessario dire altro. Per me è stato un onore accompagnarvi in questo percorso. 20 anni fa iniziai i miei primi lavori col Comune di Camaiore, oggi a distanza di 20 anni rifacciamo e concludiamo, penso, con voi questo percorso, e per me è stato davvero e con molta sincerità un piacere e un onore. Grazie a tutti. Grazie architetto Cinquini. Allora, prima di passare alla discussione, devo comunicare al Consiglio che due consiglieri, ovvero il consigliere Bertola e la consigliera Rugani, mi avevano comunicato ieri che probabilmente non sarebbero potuti essere presenti. Allora, se siamo d'accordo, partirei con la discussione. Ecco, ricordo a tutti i consiglieri, qualora volessero dei chiarimenti, che lo chiedono appunto, che visto dopo la parte della discussione c'è la prima possibilità di replica degli assessori o anche del tecnico in questo caso, perché magari abbiamo dei chiarimenti tecnici, però deve essere proprio richiesto. Quindi potete dare la parola ai due assessori che sono intervenuti, Leo Simone o Pierucci. Nella prima replica deve essere proprio richiesto formalmente dal consigliere il chiarimento. Quindi passerei se qualche consigliere chiede la parola. Presidente, scusi, una domanda. Per l'ordine dei lavori, quanto tempo hanno i consiglieri di intervento? 20 minuti si è detto, 20 minuti. Ok. Iacomini. Grazie Presidente, buongiorno a tutti.
semplicemente per dare un contributo a quanto anzidetto, confermando il percorso partecipativo, confermando la volontà dell'amministrazione tutta di fare un qualcosa nella misura del meglio che potessimo fare con le nostre rispettive competenze che ci contraddistinguono, il nostro miglior cercare di apportare quanto di beneficio possa ricadere inevitabilmente sulla collettività e dimostrando e dimostrandoci anche noi come opposizione sicuramente un atteggiamento critico ma costruttivo. Questo mi va di sottolinearlo. L'unica, i ringraziamenti chiaramente non le ripeto, li faccio anch'io, sono doverosi e dovuti perché è stato molto piacevole, oltre che costruttivo e formativo, questo percorso che mi è stato dato di fare dopo come opportunità. L'unica osservazione la faccio all'assessore Leo, perché parlava di scelte strategiche, però vale la pena ricordare che la scelta strategica di non cementificare ulteriormente il territorio comunale viene un po' calata dall'alto, non è una scelta strategica dell'amministrazione di Camaiore, è una scelta strategica dettata dal PIT della Regione Toscana, alla quale noi comune, noi amministrazione, dobbiamo soggiacere gioco forza, quindi non potevamo fare diversamente. Condivisa o meno la strategia del PIT della regione, però sta di fatto che noi ci siamo semplicemente allineati a quelle linee guida, a quelle indicazioni e prescrizioni che la regione aveva previsto prima di noi amministrazione. Detto questo, rinnovo la mia gratitudine per il percorso che mi è stato dato tempo di fare ed è stato di fare e ringraziamenti ai colleghi tutti e all'assessore Leo che è stato un ottimo coadiuvatore, un ottimo coordinatore, venendo incontro nel limite del possibile, nel limite della normativa e delle legislazioni vigente a quelle che erano le richieste dei cittadini, cercando di trovare la quadra in tutte le richieste. Ho detto grazie. Grazie consigliere Iacomini. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Se non ho nessuno, consigliere Mancini. Sì, grazie Presidente. Ma io anch'io intanto faccio un ringraziamento sia agli uffici che a tutti i consiglieri, all'assessore che hanno lavorato in questi anni alla realizzazione di questo documento, che è sicuramente un documento fondamentale per Camaiore. Allo stesso tempo però non posso che evidenziare alcune criticità che mi sono state fatte osservare da alcuni tecnici, non essendo poi una materia che è di mia propria competenza per le attività professionali. Sostanzialmente queste due criticità che mi sono state evidenziate riguardano gli edifici gli immobili extraurbani storici, quelli poi indicati al punto numero 1, che poi sono anche parecchi, perché praticamente per quanto riguarda questi edifici non è consentito né l'ampliamento né il cambio di destinazione d'uso. Questa norma praticamente, sempre a quanto mi è stato spiegato, poi credo mi sia stato spiegato bene e credo di aver capito bene, di fatto rischia di pregiudicare degli interventi di riqualificazione, soprattutto nelle nostre colline, ma anche nelle altre parti del territorio dove magari si rischia che un edificio storico che è messo molto male. Se non è consentito il cambio di destinazione d'uso o anche un minimo ampliamento, di fatto viene lasciato a se stesso e quindi nessuno si preoccuperà di fare questa riqualificazione. Cioè, mi hanno portato il caso che so, del metato, cioè se il metato non viene
non viene consentito un minimo ampliamento, non viene consentito il cambio di destinazione d'uso, chi è che poi di fatto si rimette a ristrutturare un metato per lasciarlo a metato? Ecco, sostanzialmente è questo, ma ho fatto l'esempio del metato per farne uno. Quindi ecco, forse sotto questo aspetto ci poteva essere un pochino più d'apertura da parte dell'amministrazione. Allo stesso tempo mi segnalano anche gli edifici artigianali, commerciali, spazi, cioè quelli che si trovano sostanzialmente all'interno, sono ormai inglobati all'interno di aree già urbanizzate a residenziale, quindi ci sarebbe l'interesse di eliminarli, no? Cioè quelli che sappiamo ci sono dei piccoli opifici, delle officine, delle falegnamerie che ormai sono che ormai nel tempo sono state inglobate dall'area residenziale, quindi in questo caso dice il piano prevede di poter appunto trasformarli e quindi trasformarli in residenziale, però praticamente con questa sostituzione edilizia, no? Però è limitata, cioè nel senso che non può essere ripreso tutto il volume esistente, quindi che c'è già, quindi è già una cementificazione che noi abbiamo sul territorio, cioè non è una nuova cementificazione, però praticamente se viene riqualificato deve essere fatta questa riqualificazione al volume virtuale e quindi che è limitato secondo il regolamento, quindi sostanzialmente ci sarebbe una riduzione importante di volume. Ecco, anche in questo caso rischiamo, e non so il motivo di questa scelta, perché ripeto, è una volumetria che è già presente sul territorio, rischiamo che poi di fatto resti lettera morta. Ecco, quindi secondo me sarebbe stato forse più utile consentire una riqualificazione, però con le stesse volumetrie, cioè alla fine se c'è un capannone e lo trasformo in una casa a due piani è sicuramente una miglioria rispetto all'attuale e allo stesso tempo non ho aumenti di volumetrie o di cementificazione, nulla, quindi ecco. E poi ancora mi hanno, questo però è una questione da rivolgere forse all'ufficio, ma mi hanno manifestato alcuni tecnici una certa difficoltà nella lettura del testo, del piano operativo, delle norme che vengono, c'è un rinvio da un articolo all'altro molto, molto, molto frequente, quindi, vabbè, ma questa è una questione più a decolorandum, ma insomma, sostanzialmente le due criticità che ci sono e che forse meritavano una risposta diversa sono quelle che ho appena riferito. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Mancini. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Presidente, scusi, volevo solo fare una domanda. Ma per quanto riguarda cioè di fatto in sostanza quando diventa operativo questo piano operativo, cioè già con l'approvazione che andremo a fare la settimana prossima, quindi approvato con le osservazioni, oppure ci deve essere un passaggio anche in regione che quindi rischiamo lo slittamento di ulteriori mesi, perché poi la regione non è che Rispondo io e poi dopo va rispondo. bene, grazie. Dovrà, una volta approvato un consiglio comunale, dovrà ritornare in regione e poi se tutto regione non c'è nulla di particolare, diciamo è come fosse approvato. Ecco. Non dovrà tornare in consiglio comunale. Se invece poi ci saranno delle osservazioni particolari, forse un passaggio, un consiglio dovrà essere rifatto. Però questo poi sarà l'assessore Leo Simone che magari nei chiarimenti a fine della discussione, se sei d'accordo, glielo chiediamo. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non ho nessuno? Sì, Presidente, non mi vedeva. Io e lei No, abbiamo. è No. Benchetti. Sì, grazie.
Beh, insomma, il passaggio di oggi è quello che completeremo poi nei successivi appuntamenti in Consiglio Comunale. È sicuramente uno dei maggiori di ogni ciclo amministrativo. Diciamo, dei cicli amministrativi che si trovano a dover ridisegnare complessivamente l'assetto delle previsioni del proprio territorio. Questo fa l'urbanistica. L'urbanistica si occupa di disegnare a livello comunale il quadro delle previsioni ritenute compatibili con una visione portata avanti da un'amministrazione per quello che vuole essere il nostro territorio e per quelle che vogliono essere le funzioni di organizzazioni che una comunità che abita su quel territorio si vuole dare. E le amministrazioni del sindaco del Dotto, la prima e la seconda, coincidono tra l'altro proprio con questa necessità e con questa esigenza. Esigenza venuta a generarsi a seguito dell'approvazione di una nuova legge regionale in materia urbanistica, la legge 65 del 2014, dell'entrata in vigore della formazione di un nuovo piano di indirizzo territoriale con valore di valenza di piano paesaggistico, che è il nostro PIT regionale. E di quindi di una nuova stagione che si è aperta a seguito di questi due atti di competenza regionale, di una nuova stagione di pianificazione che si è aperta sui territori. Tamaiore questa nuova stagione l'ha abbracciata fin da subito e l'ha fatto con il primo strumento che si è mantenuto all'interno dell'articolazione della legge 65, che è il piano strutturale. Il piano strutturale che lo ricorderà il Consiglio Comunale, è stato approvato all'inizio di questa seconda amministrazione, dopo che era stato adottato al termine della precedente. Uno dei primi compiti della terza commissione, di cui io ero componente e oggi sono presidente, è stato quello proprio di analizzare e esaminare le osservazioni del piano strutturale di allora, che, come dice un po' la parola, al termine stesso, si occupa di produrre gli indirizzi che poi diventano operativi con il secondo atto di pianificazione, che è appunto il piano operativo. Piano operativo che ha impegnato l'amministrazione diciamo, nei 3/4, ecco, del secondo mandato amministrativo. Lo ha fatto attraverso, e lo voglio ringraziare, in maniera pubblica, in Consiglio Comunale, con un ringraziamento che non è, come dire, formale, ma è necessario e davvero riconoscente, l'assessore Leo, che nel corso di questi anni ha dedicato un livello di attenzione, di competenza, di rispetto istituzionale per il ruolo che ha ricoperto, per le prerogative dei consiglieri comunali e per quelle dei cittadini che hanno partecipato al procedimento, che è degno di nota e va sottolineato. Non si ritrova così occasionalmente, così frequentemente, un atteggiamento veramente così rispettoso dei ruoli che hanno partecipato alla formazione degli strumenti urbanistici. Questo atteggiamento tenuto dall'assessore per conto dell'amministrazione, che ha informato sia il piano strutturale sia il piano operativo, è la più alta garanzia che abbiamo di aver fatto degli strumenti urbanistici capaci di rispondere a quello che è il sentire attuale della comunità a cui apparteniamo. Ciò non vuol dire che abbiamo prodotto dei piani infallibili, sicuramente impeccabili, che non possano avere necessità nel tempo di, come si dice in gergo, manutenzione, aggiustamenti, necessità di miglioramento, magari in singole tematiche, ma è garanzia di un processo che ha trattato tutti nello stesso modo, che ha mantenuto nei confronti di tutte le prerogative coinvolte nella pianificazione, un atteggiamento, ripeto, rispettoso e equanime al trattamento che è stato loro affidato rispetto ai bisogni che ci sono stati evidenziati rispetto alle caratteristiche del territorio e a quelle della comunità. Un atteggiamento e uno stile di conduzione dei lavori di cui, a nome di tutto il gruppo del consiliare, mi sento di dover ringraziare profondamente l'assessore. Il
Il piano operativo, dicevo, l'abbiamo già visto nella sua struttura e nel suo impianto, così come licenziato dagli uffici, dal progettista, l'architetto Cinquini, che anche in questo caso, a cui vanno anche in questo caso i ringraziamenti, e dall'ufficio, dal responsabile Emanuela Bonari, dal precedente dirigente Roberto Lucchesi, è stato licenziato, lo ricorderete, nell'estate del 2020. Noi l'abbiamo adottato con un passaggio in consiglio comunale in cui, come richiede la procedura di approvazione e formazione dei piani urbanistici, ci siamo fatti un'idea, diciamo così, ci siamo fatti un'idea preliminare a quelli che erano stati gli orientamenti dell'amministrazione nella fase di formazione del piano, una fase a cui hanno partecipato i portatori di interesse già in termini preventivi. È bene ricordarlo questo a tutti noi, che la procedura per la formazione dei piani, oltre che disciplinata da leggi regionali, ha bisogno anche di una sensibilità interpretativa sul territorio. Quella sensibilità interpretativa che, per esempio, al Comune di Camaiore ha fatto aprire, nel momento in cui si è avviato il procedimento per la formazione del piano operativo, una raccolta e una richiesta di manifestazioni di interesse che avevano l'obiettivo, e l'hanno ottenuto tra l'altro, di dirci prima del tempo quali erano determinate spinte, necessità, volontà che il territorio e i suoi portatori di interesse esprimevano per se stesso. Da lì sono venute fuori spinte, slanci, volontà di investimento, necessità di adeguamento normativo, che sono intervenute su tutto il territorio comunale, su tutte le parti del patrimonio pubblico e private, e hanno orientato un piano che, oltre a essere uno dei primi in Toscana adeguatamente conformato al PIT e alla legge regionale, si può definire un piano estremamente avanzato, si può definire un piano anche aperto ai contributi e alle volontà di partecipazione che si sono articolate durante tutto il processo di formazione, ma aperto anche alle necessità che nella sua fase attuativa, nella sua fase, diciamo, di vita, interverranno. Un piano operativo che è dimensionato per un fabbisogno che potrà andare a regime nei prossimi 5 anni, che alla scadenza dei 5 anni avrà la necessità di, come dire, riportare con sé, no, alcune modifiche, come stabilite da legge, tra l'altro, e che potranno riaggiornare il quadro delle previsioni del piano stesso, ma che fin da subito si pone in una dimensione di forte propulsione delle possibilità espresse dal territorio. La politica non ha rinunciato a se stessa. La politica, che ha l'obbligo di, come dire, farsi portavoce degli interessi pubblici e degli interessi esponenziali della comunità, in questo caso della comunità locale di Camaiore, non ha rinunciato a se stessa e ha voluto interpretare, secondo le visioni contenute all'interno dei documenti di avvio del procedimento, quelle che sembravano essere, quelle che sono emerse come contenuti compatibili del piano stesso. E allora, se i consiglieri, anche chi non è stato in commissione, ringrazio anche i colleghi commissari che ho presieduto nella fase che riguarda il piano operativo, insieme con loro ho condiviso l'impegno con cui abbiamo esaminato le oltre 600 osservazioni che sono pervenute. Ecco, se anche gli altri consiglieri hanno avuto la possibilità e hanno dedicato l'attenzione che merita ai documenti di piano, si saranno accorti che, rispetto alla vicenda e alla versione dell'adozione, sono stati ricorrenti gli spunti e gli interventi che la cittadinanza ha riportato nei confronti di quell'impianto. Segno questo di grande attenzione, di una voglia di partecipazione
ha mantenuto un'aderenza sia con le volontà di chi ha inteso proporre una modifica o proporre un aggiustamento in fase di osservazione, sia con chi si è riconosciuto nella visione che l'amministrazione ha dato allo sviluppo del territorio attraverso la formazione del piano, volendo in qualche modo precisare, sviluppare ulteriormente alcuni contenuti. Lo ricordava forse prima anche il consigliere Iacomini, in maniera, come dire, piuttosto rapida. Però ecco, il piano operativo è un piano che apre poi anche a una serie di possibilità attuative, precisazioni di scala. Mi viene in mente per esempio il regolamento edilizio, ampie sono le deleghe che vengono date a un regolamento edilizio su cui l'amministrazione ha iniziato a lavorare e che dovrà essere completato. Lì c'è scritto come si fanno le cose, lì c'è scritto come si realizzano determinate trasformazioni, quelle che sono esclusivamente di pertinenza edilizia, ma nel piano operativo c'è una visione estremamente coprente di tutto il territorio, si individuano ambiti di valorizzazione territoriale, si definiscono dimensionamenti delle trasformazioni ammissibili in quegli ambiti di valorizzazione, non ci si dimentica di promuovere politiche che rispondano a fabbisogni come quelli che riguardano le emergenze sociali dovute al bisogno e alla domanda di casa, in una dinamica, in una possibilità che è quella dell'edilizia convenzionata, che di fatto costituisce il maggiore consumo, anche in linea con gli orientamenti regionali, il maggiore consumo di nuovo suolo vincolato a questo tipo di destinazione, perché per il resto, come già avevamo fatto nel piano strutturale, la nostra volontà è quella di mantenere una compattezza dei margini urbani, perimetrando in maniera adeguata il territorio rurale, il territorio urbanizzato, distinguendolo dal territorio rurale, come ci dice la legge 65, e cercando di concentrare, riconvertire, rigenerare le maggiori trasformazioni negli ambiti dei territori, del territorio urbanizzato e quindi degli insediamenti maggiori, sulla costa, nell'entroterra, nel capoluogo, ma anche nei nuclei rurali della collina, e cercando di spingere in maniera significativa sul recupero dell'esistente. Ecco, su questo anche il consigliere Mancini, sentivo che interveniva rispetto a una questione che ha molto occupato le valutazioni della Commissione in questi mesi. Ricordo mesi perché abbiamo fatto 58 commissioni urbanistiche dalla fine di giugno alla metà di febbraio. Troppe, poche, di sicuro è stato un tempo molto lungo. Un tempo molto lungo che è stato impiegato però produttivamente per la valutazione attenta e scrupolosa di quello che i cittadini hanno proposto, fra cui ci sono state anche notevoli indicazioni che hanno riguardato il patrimonio edilizio esistente, un patrimonio edilizio, quello di natura storica, che abbiamo anche in qualche modo semplificato, come già nella struttura di adozione, nella sua classificazione. Ecco, lì forse sarà necessario anche precisare un po' meglio nel corso del tempo, soprattutto per il patrimonio storico nel territorio rurale fuori dai nuclei rurali o dal territorio urbanizzato. Precisare un po' meglio significa avere una classificazione più rispondente alla realtà per poi poter capire che tipo di interventi possono essere ammissibili o meno. Di sicuro c'è una parte del patrimonio edilizio esistente che rappresenta un'identità, un segno identitario dello sviluppo del nostro territorio, anche del suo passato. E mettere le mani su quel patrimonio significa doverlo fare con estremo rispetto, estremo rigore, evitando degli stravolgimenti che ne occulterebbero per sempre quel valore. In altri casi va contemperato, e questo si è cercato di fare fino a questo momento con l'impianto esistente di piano, vanno contemperati questi valori con la possibile esigenza di rifunzionalizzare queste zone. Non è vero che non si può fare il cambio di destinazione negli edifici che sono classificati di pregio architettonico. Il cambio di destinazione d'uso si può fare, è limitato,
in determinate condizioni che non dipendono neanche direttamente dal piano, perché chiaramente si può parlare di patrimonio edilizio esistente con determinate caratteristiche. Ecco, nel caso del patrimonio edilizio esistente di valore architettonico, il piano decide che prevalgono le caratteristiche architettoniche su quelle della funzione che potrebbe assumere quel fabbricato se venisse consistentemente trasformato, con ampliamenti, in volume che non sono motivati da superfetazioni, ma anche in questo caso il percorso in commissione è servito, sono testimoni commissari, cioè si è cercato di fare un lavoro estensivo delle possibilità di intervento proprio sul patrimonio edilizio esistente di valore architettonico, nella salvaguardia del territorio al contorno, evitando che contesti rurali che non sono mai stati urbanizzati fino a questo momento, che non sono raggiunti da opere di urbanizzazione, che non hanno viabilità di accesso, che non hanno possibilità di collegamento a opere di urbanizzazione primaria, possano essere trasformati con un impatto diretto sul bene o indiretto sul territorio circostante da iniziative che ne cambino la funzione, che chiaramente necessitino delle trasformazioni. Questi però sono casi molto selezionati. Il patrimonio edilizio esistente è stato classificato con una logica e con un rigore che appunto parte dalla natura stessa in termini conservativi di qualità di inserimento territoriale del bene e disciplina poi, in ragione di quella classificazione, ciò che è possibile e ciò che non è possibile. Ma di sicuro l'amministrazione nell'impianto di piano che ha formato ha inteso andare in una direzione di favorire al massimo il recupero edilizio. Tant'è vero che proprio sui fabbricati edilizi, sui fabbricati esistenti di valore architettonico, una delle ultime, come dire, possibilità introdotte è stata proprio quella di abbassare la superficie minima degli alloggi nel caso di cambio di destinazione d'uso residenziale. E questo è un passaggio che abbiamo attuato proprio ultimamente. Quindi il percorso di formazione di questo piano, anche nella sua fase di approvazione, corrisponde integralmente a quello che mi sarei augurato succedesse da Presidente di Commissione. Mi sarei augurato di avere un processo estremamente partecipativo, estremamente aperto, dove il coinvolgimento di operatori, di professionisti, di cittadini che sono intervenuti all'interno del piano nella fase di osservazione, prima ancora in quella di preparazione alla formazione, è stato davvero integrale, è stato davvero un contributo tecnico, pratico, che ha contribuito. Scusate, che ha contribuito a farci fare una precisazione significativa del testo che oggi mandiamo in approvazione. Nei prossimi giorni vedremo il vasto numero di osservazioni presentate, ne abbiamo valutato in commissione l'istruttoria proposta dall'ufficio, su di essa abbiamo ragionato e abbiamo sviluppato considerazioni che ci hanno portato a esprimere, nella stragrande maggioranza dei casi, un parere univoco da parte di tutti i commissari rispetto proprio a questa istruttoria tecnica. Con soddisfazione, da Presidente di Commissione, devo ringraziare quindi tutti coloro che hanno partecipato a questo processo, a partire anche dai cittadini che in questa fase di attuazione e di approvazione del piano ci hanno dato degli strumenti importanti per poter ragionare attraverso i loro contributi di quello che potevamo fare per migliorare l'impianto di piano, i contenuti del piano e per renderlo davvero attuabile e attuato. La realizzazione più piena di quello che abbiamo fatto dovrà essere la possibilità che si apre per molti di poter intercettare delle possibilità di sviluppo, siano esse attività produttive, sia esso patrimonio edilizio esistente da rifunzionalizzare, e per il comune la possibilità di attuare opere pubbliche importanti e significative attese dalla nostra comunità, dalle frazioni che attendono un parcheggio
e che non avevano la possibilità di realizzarlo perché le delocalizzazioni precedenti erano esaurite, dagli ambiti di rifunzionalizzazione, dalle possibilità infrastrutturali che si aprono. Mi viene in mente i collegamenti ciclopedonali o i percorsi a mobilità lenta. Insomma, il lavoro che abbiamo fatto, come tutti i piani, come ogni strumento di pianificazione, non sarà un lavoro perfetto. Avrà bisogno sicuramente di manutenzioni nel corso del tempo che dipendono anche da una società che è in evoluzione. Ma di sicuro il lavoro che portiamo oggi in approvazione è un patrimonio fondamentale per la nostra comunità e per Grazie. questa zona politica. Grazie, Presidente. Grazie consigliere Menchetti. Ho visto che ci dovrebbe essere il consigliere Pedonese. Se è sempre. Sì, lo vedo. Ecco, sì. Prego, consigliere Pedonese. Grazie Presidente. Allora, io cerco di essere il più breve possibile anche perché non sono certo un tecnico esperto della materia, però mi rifaccio a quello che è stato precedentemente detto sia dall'assessore Leo e dai consiglieri che sono intervenuti. Credo che, come mi sono appuntato qui, vi sia un punto fondamentale di questo piano operativo, che sia quello della valorizzazione di scelte strategiche per la futura Camaiore, con un obiettivo fondamentale che si è posta l'amministrazione comunale. Un obiettivo, da sottolineare, condiviso anche con un lavoro di squadra che mi sono appuntato va anche oltre la capacità di guardare e amministrare oltre gli steccati politici dei partiti politici, perché credo che i lavori, lo diceva l'assessore Simone Leo, hanno coinvolto anche le forze di opposizione e so benissimo, anche parlando con il collega del gruppo misto Riccardo Erra, Riccardo ha partecipato attivamente a tutte queste commissioni dando dei contributi fondamentali. Quindi credo che la visione del futuro di Camaiore sia una visione a 360 gradi che per le future generazioni sia passato attraverso un lavoro congiunto di maggioranza e opposizione, senza distinzione di sorta. Poi, per quanto riguarda gli aspetti fondamentali, i contenuti, gli argomenti, lo affermava l'assessore Simone Leo, il principio è quello del recupero dell'esistente senza andare a toccare ulteriormente il suolo. E dei maggiori aspetti è quello della salvaguardia dell'impatto ambientale, quindi dell'ambiente. E credo che in una realtà dove ogni giorno comunque vediamo tutte le problematiche ambientali, credo che la salvaguardia dell'ambiente e quindi la rigenerazione di elementi che stanno già sul territorio sia fondamentale. Mi sono appuntato tra le varie operazioni di recupero, essendo lidese, è una cosa che mi ha sicuramente, insomma, fatto piacere che l'ha ricordato l'assessore Leo. Un intervento sul lido di Camaiore, comunque è previsto all'interno del piano operativo, una lido di Camaiore, dico io, a 360 gradi, cioè una lido di Camaiore dove da una parte è prevista nell'area del magazzino questi collegamenti anche con la via Italica, dove comunque l'area del magazzino deve essere intravista come una sorta di area del benessere, dei parchi, l'area dove comunque sappiamo benissimo che in passato ha avuto anche diverse problematiche, però l'area del magazzino comunque diverrà sicuramente un'area fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo ecosostenibile. E poi abbiamo l'area che secondo il nostro punto di vista diverrà l'area della cultura, dell'arte, che è quella del Parco di Bussola Domani e il recupero che è previsto alla fattoria dell'area Benelli, che credo che sia anche questo un importante aspetto per la valorizzazione del territorio e di Lido di Camaiore in particolare. Poi mi era appuntato anche il parco di Villa Luporini, ma anche a Capezzano, ad esempio, il recupero dell'acquarella e anche l'attenzione posta sul parco Cavani. Quindi
credo che, ripeto, questo lavoro che è stato fatto dalle commissioni, dalla commissione, da tutti coloro che sono intervenuti, cittadini, tecnici, consiglieri comunali, assessore in primis, Simone Leo, che comunque conosco da tantissimo tempo e quindi so la preparazione, so l'impegno che ha sempre portato all'interno di questa, di questo piano, per l'approvazione del piano operativo, quindi sicuramente sarà approvato questo piano e voglio sottolineare l'ottimo lavoro svolto per disegnare e costruire la Camaiore del futuro, dei prossimi 20 anni. Grazie Presidente. Grazie Pedonese. Consigliere Pedonese, ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Non c'è nessun altro? Consigliere Erra. Sì, buongiorno a tutti. Intervenire dopo sul piano, su questo piano operativo, dopo gli interventi di persone tecniche come Simone Leo e Menchetti, insomma, è abbastanza difficile. Io volevo fare alcune riflessioni e considerazioni. Questo piano operativo che andremo, credo, ad approvare è stato, è il risultato di un grosso lavoro. Un grosso lavoro che effettivamente ha coinvolto sia membri di maggioranza che i membri di opposizione in maniera propositiva. Mai è stato fatto un lavoro o sono state fatte osservazioni che non avessero come fine il miglioramento del territorio del nostro comune di Camaiore. E quindi tutte le decisioni che secondo il mio punto di vista sono state prese tenendo in considerazione la salvaguardia ambientale del nostro comune, che effettivamente ha delle peculiarità che altri comuni non hanno, ed è per questo che condivido anch'io il fatto che il comune di Camaiore ha un'identità importante che vada tutelata nel tempo. Questo piano operativo praticamente si compone di due parti essenziali, no? Quella di la disciplina degli insediamenti esistenti e quello delle trasformazioni. Ecco, quello delle trasformazioni che ha valenza di 5 anni e quello che non verrà utilizzato in questi 5 anni verranno utilizzati negli anni successivi, maggiormente della disciplina degli insediamenti esistenti, che è stata quella, credo, su cui si è puntata maggiormente l'attenzione, nel senso di cercare di riqualificare quegli edifici che già esistevano sul nostro territorio senza consumare ulteriore suolo. E secondo me questa è una cosa importante, perché anche secondo il mio punto di vista lo sviluppo non deve a tutti i costi basarsi su una crescita di insediamenti. Infatti già nel nostro comune ce ne sono già tanti. E molto importante in questo piano operativo è stata la disciplina per la distribuzione e la localizzazione delle funzioni. Ecco, io dico, voglio dire alcune cose. In questo piano operativo è prevalso l'ambiente, il cercare di mantenere un paesaggio il più naturale possibile e un miglioramento, ed è prevalso il miglioramento del verde sia a Camaiore che a Lido che a Capezzano. Infatti sono diverse le opere di costruzioni di parchi in queste tre aree che ho sopra menzionato. L'unica cosa che questo piano operativo non ha potuto toccare è quello che ricade sotto
il parco delle Alpi Apuane, perché questo ricadrà, l'area del parco ricadrà, tutto questo piano strutturale sotto il parco delle Alpi. Sarà lui che deciderà quello che si potrà fare o non all'interno del parco. E quindi anche lì gli va dietro che le previsioni che dovranno essere fatte, credo, nel Molino Candalla, in quelle zone, dovranno essere portate all'attenzione dell'ente parco, che le dovrà, credo, recepire nel suo nuovo piano. Ecco, dico una cosa. Questo piano è un piano che prevede. Anzi, mi dispiace l'abbandono della variante sarzanese, perché dico mi dispiace nel senso perché Capezzano esiste una strada principale, la sarzanese appunto, dove il traffico è arrivato a livelli quasi insostenibili. Ecco, forse per il fatto che negli anni passati è stato costruito molto in aree dove si poteva costruire una variante, questo ha causato l'abbandono della creazione di questa variante sarzanese che avrebbe potuto migliorare sensibilmente la vivibilità di quel luogo. Ci sarà, magari ho visto una piccola bretellina di collegamento che è lì vicino alla sarzanese, ma non sarà come avere una variante sarzanese. Allora è per questo che io ho visto, siccome nel piano si pensa anche all'abbandono della variante Aurelia, ecco, di ridurre questo corridoio infrastrutturale che è già stato ridotto, e che lì, insomma, penserei bene prima di toglierlo se esiste la possibilità di farlo e di portare il traffico sia che sussiste sulla via Sarzanese che sulla via Aurelia stessa, sulla nuova viabilità, per rendere più vivibili queste due arterie, sia quella dell'Aurelia che collega il secco al mare, e sia questa qui che passa proprio dentro Capezzano Pianore. In questo piano è stato fatto un grosso sforzo. Allora io, siccome sono tante le cose che sono state fatte in questo piano, ora mi viene in mente una novità che è quella dell'annesso agricolo amatoriale che è stata prevista in questo piano, che chiunque abbia un fondo può costruire questo annesso agricolo che però a seconda delle dimensioni del fondo avrà una misura di riferimento. È stato fatto importante, è stato fatto anche secondo il mio punto di vista. Il cambio di destinazione degli edifici storici ambientali, qui, specialmente nell'edificato sparso dove esiste però già un livello di urbanizzazione importante, dove lì si può fare il cambio di destinazione in prima casa. Certamente, ho sentito anche Mancini dire che nelle colline non si è data molto, non si è forzata troppo la mano, specialmente per quanto riguarda questi metati. Capisco le esigenze di chi voglia recuperare questi metati, ma da un lato va anche tutelato l'ambiente, cioè in che senso? Bisogna stare molto attenti perché io che non sono un tecnico, ma che ho partecipato in maniera attiva a questa commissione, ho cercato anche di imparare molto. È facile farsi prendere la mano e distruggere quello che i comuni limitrofi hanno già distrutto, vale a dire le colline. Camaiore, io mi auguro che questo, no, mi auguro, questo non accadrà a Camaiore perché una volta che sarà approvato il piano operativo limiterà molto, ma questo è importante, lo dico perché non è cementificando una collina che si può parlare di sviluppo. Vanno valorizzate le colline, magari utilizzate in altra maniera, ma vanno tutelate. Quindi lo sforzo è stato fatto sì andando incontro alle esigenze anche di chi aveva bisogno di trasformare questi edifici, chiamiamoli così, in prima casa, ma dove era possibile e dove questi beni avevano il valore architettonico, cercando di tutelare il valore
del bene stesso rispetto alla funzione che poteva avere quell'edificio stesso. Senza ombra di dubbio il nostro territorio è molto ricco di questi edifici e secondo me sono tracce storiche che sono è storia e questa storia va mantenuta. Io la vedo, mi sono segnato alcune cose perché poi tante sono gli aspetti. Mi dispiace che, ecco, una cosa che volevo dire è che a Capezzano Piano esistono delle attività produttive, specialmente una, mi dispiace che non si sia potuto andare completamente incontro a alla richiesta di un'attività commerciale di espandere di espandere come loro chiedevano l'attività produttiva, ma lì purtroppo c'è stato un problema, se non mi ricordo male, del genio, in quanto quell'area ha un magnitudo elevato e questo magnitudo mi sembra che sia rappresentato dalla velocità che ha l'acqua e dal battente idraulico dell'edificio stesso, non si è potuto andare incontro completamente alle richieste di questa azienda. Però insomma qualcosa di positivo abbiamo fatto anche per questa azienda, riducendo, diciamo, il territorio rurale all'interno della resede, cercando di ampliando la resede, quindi andando all'incontro in alcune esigenze. Una cosa che volevo fare, che poi ne riparleremo, un'altra cosa importante è stato il recupero della fornace dati lì a Frati, Camaiò. Un recupero importante perché creerà un'area con un parco davanti che migliorerà sia l'ambiente che anche proprio l'edificato, cioè non è che si è provveduto a cementificare, si è data l'opportunità di costruire delle case là dove esistevano dei manufatti, cercando anche di mantenere però quello che era la storia di questa fornace e dove tutti potranno andare a vedere quello che c'era a suo tempo in quell'area. Come giustamente diceva prima Simone Leo, il parco fluviale che sarà all'ingresso di Camaiore, cioè, dopo analizzeremo poi nelle osservazioni alcuni aspetti, ma quello lo ribadisco, è una cosa importante perché è un'area di accesso a Camaiore e quindi è un'area già utilizzata molto dalle persone e quindi è un'area che andare a riqualificare quell'area, si riqualifica tutto l'ingresso di Camaiore e mi auguro insieme a questo venga riqualificata anche la rotonda, non si lasci più la rotonda in quello stato. E quindi si crei un'area di ingresso a Camaiore molto bella, anche se poi dopo ci sono alcune cose che non condivido nella perequazione, ma quelle sono opinioni personali. L'intervento è stato fatto un ottimo intervento, come quello che è stato fatto nel parco della Rimembranza sul Prado, che lo amplieremo verso Badia e lì si creerà veramente un'area, un parco importante. Mi fa piacere che sia stata recepita, sia stata lasciata verde l'area davanti al Sigma, adiacente al parcheggio, dove erano previsti, invece dove si volevano costruire delle strutture decenti di servizio, di servizio, e sia stata lasciata verde perché io, come ho già indicato in commissione, lo voglio ribadire e lo ribadirò finché campo, lì la vedo un'area dove spostare il terminal bus che ora si trova sul Prado e crea enormi disagi sia la mattina sia il pomeriggio alle 2, ci si cammina quasi più, e io sposterei veramente tutti i pullman in quell'area, il terminal lo farei lì, che è vicino al centro storico di Camaiore, c'ha un parcheggio dove la gente arriva con le macchine, può scaricare i figli eccetera, in tutta sicurezza, cosa che non avviene ora sul Prado di Camaiore. Quindi è stato anche questo, quest'area non è stata recepita un'osservazione che chiedeva l'edificazione un'edificazione per farci gli studi medici, servizi eccetera. Quindi sono contento.
sono contento del fatto che a Villa Luporini sia stata destinata una parte a verde attrezzate, si sia andato incontro anche alle esigenze della proprietà che chiedevano che non tutto gli fosse stato tolto, ma le è stata tolta una parte, l'altra parte è rimasta a disposizione della comunità. Si parlava della via italica, anche sulla via italica sono stati previsti parecchi parcheggi e parecchie aree a verde che secondo il mio punto di vista diverranno importanti per quell'area. Ora non so come la viabilità verrà fatta, io lì onestamente non farei troppa restringimento delle carreggiate per ridurre la viabilità, perché creerebbe dei problemi per le attività che vi risiedono. Comunque l'idea di valorizzarla con questi parcheggi di scambio fra auto e biciclette è un'idea giusta, come giusta è l'idea di prevedere dei parchi in quell'area del verde. Poi è chiaro, come diceva prima mi sa l'assessore, ci sono tante opere di riqualificazione che sono state fatte grazie alla perequazione con i cittadini. Siamo andati incontro, insomma, abbiamo cercato di tutelare il nostro territorio. Non sarà un piano perfetto, io sono forse anche la persona meno adatta a dirlo perché non ho competenze specifiche in questo campo, quindi mi sono limitato ad ascoltare e a cercare di imparare. La materia è molto complicata, resa ancora più complicata dalla legge regionale e quindi niente, devo essere onesto, voglio fare un ringraziamento particolare agli uffici che hanno predisposto questo piano. Voglio fare un ringraziamento anche all'architetto Cinquini, che si è sempre prestato e sempre ascoltato tutti con la massima apertura, cioè senza avere mai punti di chiusura, ma cercando sempre anche di mettere in discussione il proprio pensiero. E devo anche ringraziare ha già fatto anche i miei che te lo faccio io anche l'assessore Simone Leo, perché io onestamente non pensavo, lo dico chiaramente, che Simone fosse una persona così collaborativa, una persona aperta al dialogo, all'ascolto, poi certamente con ognuno con i suoi punti di vista, i suoi pregi e i suoi difetti, però ho scoperto una persona differente da come pensavo fosse, e quindi credo che per il Comune di Camaiore il fatto che, da quello che ho capito, cioè ora il fatto che ho capito che lui ha abbandonato il tutto sia una perdita, secondo il punto di vista, perché è una persona che poteva sempre dare qualcosa per il territorio e anche in questo ufficio, perché ha veramente tanta competenza. Niente, per il momento mi fermo qui, anche perché ho detto e ripeto, intervenire dopo che hanno parlato tecnici non è facile, ho cercato di far capire qual è stato lo spirito di questo piano, non so se ci sono riuscito perché forse non sono tecnicamente impostato per poterlo spiegare bene, ecco, magari nella mia testa ho tante cose e forse anche di più, ma magari illustrare le materie urbanistiche non è così semplice, quindi mi auguro insomma di continuare nello spirito propositivo e costruttivo, perché effettivamente volevo rimarcare questa cosa: il piano operativo non è di una parte politica, il piano operativo è come quello strutturale rappresenta il territorio nella sua interezza e qui chi ha lavorato veramente per cercare di dotare per cercare di mettere al primo piano l'interesse della comunità e l'interesse dell'ambiente. Quindi io sono contento di come ho lavorato, magari avrò sbagliato, magari avrò fatto anche delle osservazioni banali, però sono contento del risultato che si è ottenuto con questo piano operativo. Grazie. Grazie consigliere Riccardo Erra. Consigliera D'Alessandro Gloria.
Grazie Presidente. Soltanto due parole perché chi mi ha preceduto ha espresso molto bene i concetti tecnici sul piano operativo. Io volevo semplicemente mettere l'attenzione sullo spirito che ha animato la stesura di questo piano e che traspare ed è evidente dalle parole dei consiglieri e colleghi che mi hanno preceduto. Ed un'altra osservazione riguardo sempre al merito del piano operativo, oltre alle competenze che sicuramente hanno accompagnato tutto il percorso. Quello che mi ha colpito da comune cittadina è che c'è stato uno sforzo, e che si percepisce, nella voler raggiungere un equilibrio tra quello che si poteva fare per lo sviluppo urbano del territorio e la salvaguardia dell'ambiente. Quindi penso che queste siano sia la cosa fondamentale, sia la cosa che appunto verrà percepita anche dai cittadini. Il disegno di questo piano operativo è senz'altro quello di rendere il nostro territorio fruibile in modo oserei dire piacevole, dolce, ecco, questi sono gli aggettivi che mi vengono in mente, e nello stesso tempo permetterne uno sviluppo turistico, uno sviluppo economico che però mantenga sempre come punto centrale l'identità culturale del nostro territorio. Quindi questa anche è un'altra importante direi conquista, oppure un importante traguardo che attraverso il piano si può realizzare. Alcuni passaggi che mi hanno colpito sono sicuramente riferimento al parco archeologico, potremmo dire un parco archeologico urbano della zona qui dove abito io, di Via Terrapezzina, quindi dell'ex Fornace, che è una cosa molto molto sentita dai cittadini che risiedono in questa zona, che da anni, direi decenni, perché vedono questa zona completamente abbandonata. E c'è sempre stata una sorta di rassegnazione, no? Ma tanto non cambierà niente, rimarrà sempre così. Chissà cosa c'è lì dentro, nascosto dai rovi e dalle rovine. E invece dare un segnale proprio che di cambiamento è veramente importante, oserei dire epocale, perché come dicevo prima sono decenni che si mantiene così com'è. Un'altra cosa che mi ha colpito è il parco lungo fiume, questo parco fluviale, anche questa da parte dei cittadini sarà veramente una cosa molto apprezzata, un progetto molto apprezzato, perché già ora è diventata la passeggiata dei camaioresi, non solo, anche delle persone che vengono qui in villeggiatura, è piacevole, no? La passeggiata a lungo fiume. Quindi tutto un ripristino e una conservazione dell'ambiente fluviale sicuramente sarà una bella cosa per la città, ecco, dicevo questo. Anche il parco Cavanis, la villa e il parco Cavanis sono un problema, diciamo, annoso per il territorio. Ecco, questa visione di poterne fare una struttura ad uso pubblico è sicuramente apprezzabile dalla cittadinanza, perché la Villa Cavanis è sentita come una cosa propria dai cittadini, anche se non lo è, perché è una proprietà. Quindi in qualche modo, non so come, perché tecnicamente non ho le competenze per vedere il dettaglio, ma l'idea del poterne fare qualcosa fruibile dalla cittadinanza è molto importante. Quindi tutte queste osservazioni che io ho fatto, e poi ce ne potrebbe essere tantissime altre, evidenziano che il piano strutturale
questo respiro, il respiro di dare una visione del territorio di Camaiore in perfetto equilibrio tra la sua storia, la sua identità culturale ed uno sviluppo che possiamo dire sostenibile. Quindi ringrazio tutti quelli che ci hanno lavorato a nome, diciamo, mio personale, di tutto il gruppo consiliare e penso di la cittadinanza di Camaiore. Grazie Presidente e grazie di nuovo a tutti. Grazie consigliere D'Alessandro. Allora, farò un piccolo intervento anche io. Allora, che cos'è il piano operativo? Il piano operativo è praticamente una delle cose che un'amministrazione, una delle cose più importanti che l'amministrazione, il consiglio comunale, un'amministrazione deve approvare. Il piano operativo non è che si fa tutti gli anni, viene fatto una volta ogni X, tendenzialmente ogni 20 anni, 25 anni. Mi sembra il nostro è della fine degli anni 90, primi anni 2000, e nel 2022 riapproviamo un piano operativo. E questo praticamente è come se fossi, l'ho sempre paragonata alla costituzione urbanistica del comune di Camaiore. Ti dà tutti i parametri di come si dovrebbe sviluppare il nostro territorio da qui a 20 anni, 20-25 anni. Quindi è un lavoro grossissimo. Spesso parlando con i cittadini, tanti mi hanno detto, ma insomma è già qualche tempo, è già 2 anni, 3 anni, 4 anni, e purtroppo è così, i tempi sono questi, sono tempi giganteschi, perché sono tante cose da vedere. Praticamente te devi controllare, diciamo, tendenzialmente tutto il territorio, e per ogni aspetto del territorio bisogna fare riunioni, incontri e così via. E quindi il tempo che ci è voluto dalla Il piano operativo, diciamo, è 5 anni, perché mi sembra nel 2017, nel 2018 l'abbiamo approvato ora nel 2022. Però di fatto ci sono voluti quasi 10 anni tra il piano strutturale e il piano operativo. Sette anni. Quindi l'importante è che i cittadini capiscano che il tempo che è stato usato, è stato usato perché era necessario per usarlo. E mentre entrando nel dettaglio, farò un piccolo intervento perché le cose sono già state dette tutte, poi magari quando ci saranno le varie osservazioni si entrerà di più sul dettaglio, perché sono state fatte più di 600 osservazioni, sia dai cittadini che dai tecnici, e quindi magari dopo, quando osservazione osservazione, andremo più veramente nel dettaglio e sarà anche più facile per chi ci ascolta capire che cosa è stato fatto. Una cosa che sicuramente apprezzo è il fatto della salvaguardia soprattutto delle prime case, perché io bisogna renderci conto che la situazione non è più quella di 30 anni fa, 40 anni fa. Sicuramente ci sarà chi specula e questo è un elemento che purtroppo ci sarà sempre, come chi evade, ci sarà sempre. Te potrai fare tutto il possibile per evitarlo, ma poi. Ma però la situazione è molto diversa rispetto agli anni 80, agli anni 70. Ora esistono veramente tante persone che vivono da sole, per mille motivi. E quindi va in qualche maniera, bisogna cercare in qualche maniera di salvaguardare anche queste persone che vivono da sole e che hanno magari poca possibilità economica di poter acquistare anche un appartamento, una proprietà, una casa da poter, dove poter vivere. Prima perché le banche non sono più neanche le banche degli anni 80-90, ora per darti un minimo di mutuo devono avere 100.000 garanzie. Quindi è già difficile arrivare a poter avere un finanziamento da parte dello Stato per poter acquistare uno dei sogni di tutti noi. La possibilità di avere una casa penso sia un sogno legittimo di tutti i cittadini italiani. Quindi noi, almeno su questo aspetto, abbiamo e abbiamo anche fatto, bisogna cercare di usare una mentalità diversa e capire che a volte,
l'esigenza di avere un'abitazione piccola non coincide con l'esigenza speculativa, ma coincide con l'esigenza fattiva. Tanto più, tra l'altro, anche su un risparmio energetico, se lo vogliamo ragionare da quel punto di vista lì, più è grande la casa e più abbiamo una dispersione energetica. Mentre più la casa è piccola e più funzionale alle esigenze delle persone, e anche il risparmio energetico è relativo. Detto questo, una tra le varie novità che saranno approvate in questo piano operativo, soprattutto per la prima casa, va detto subito per la prima casa per evitare qualsiasi tipo speculativo, e in alcuni casi, specie in edifici 1, ma forse anche negli edifici 2, parlando con l'ufficio, ma in particolar modo negli edifici 1, la metratura può essere quella di legge. Ovvero, qual è la metratura di legge? La metratura di legge, in alcuni casi specifici, soprattutto in alcune zone dove innanzitutto, se non sbaglio, devono essere serviti da tutte le infrastrutture necessarie. Quindi non è che se c'è un edificio in cima a un monte dove non c'è una strada, dove non c'è l'acquedotto, te lo puoi fare. No, lo puoi fare in determinati casi. La metratura potrebbe essere, se c'è un abitante, di 28 metri quadrati. E se ce n'è due, 35, 38, a differenza anche di quelli che attualmente il nostro piano operativo diceva 40 metri quadrati sulla prima casa. Quindi questo va capito che non è una cosa che deve essere speculativa, ma deve essere intesa da quell'altra parte, nell'altro punto di vista, di rispondere a delle esigenze di persone che non hanno le possibilità economiche di acquistare la prima casa. Tra l'altro, a tutela di questa cosa qui, se non erro, è stato posto un vincolo che chi deciderà di avvalersi di questa facoltà in determinati edifici, quindi non sono tutti gli edifici diciamo più storici, che quindi non hanno nemmeno il diritto all'eventuale ampliamento, per X anni, se non sbaglio per 15 anni, 10-15 anni, ma mi sembra 15 anni, dice vabbè, io comune applico un'eccezione al tuo caso, appartiene a quella categoria lì, applico un'eccezione perché mentre dei normali 40 metri quadrati ti do la possibilità, se sei solo, di avere 28 metri quadrati per te, o di 35-38 come con due persone, per avere il tuo diritto a avere, perché poi la casa è un diritto, avere la casa. Però te ti devi impegnare che per 15 anni non ci deve essere un elemento speculativo e per 15 anni te la casa non la puoi vendere. Io ti do la possibilità di avere un'eccezione. Questo, ripeto, non appartiene a tutti gli edifici, appartengono a determinati edifici che di fatto non possono ampliare, non hanno diritto all'ampliamento, perché se te hai diritto all'ampliamento uno amplia e dopo la metratura viene già di per sé. Appunto per chi non ha diritto di ampliare è giusto tutelarlo e poi sperando che questo elemento non si sente anche affinché i prezzi siano calmerati, nel senso che metri quadrati faccio per dire a 200.000. Non si sente? Si sente? Ora sì, Andrea, ora sì. Pronto? Non so dove si siamo persi, dove andate via la comunicazione. Vabbè, il concetto della prima casa mi sembra che sia venuto fuori, si è capito? Sì. Perfetto. Quindi detto questo, poi ci sono stati altri aspetti sempre del piano, di questo piano operativo, ma son tantissimi. Per esempio anche la riqualificazione di quel parco urbano che potrebbe venire fuori a Villa Luporini, la riqualificazione di quelle aree degradate che sul nostro territorio, per esempio anche qui al Lido di Camaiore, sul viale, che sono sul viale Bernardini, la riqualificazione di altre aree di Villa Benelli,
tutte tutelando l'esistente, non massacrando l'esistente. Villa Benelli, la vecchia fattoria, è già un'area che è stata vincolata all'inizio del piano operativo, essendo una villa storica e poi un parco, e quello fa parte del parco di Bussola Domani, cosiddetto parco di Bussola Domani, il parco della zona Benelli. Quella è un'area che di importantissimo interesse, tant'è che sono stati fatti appunto dei vincoli particolari, e quello potrebbe essere veramente uno sviluppo ambientale della nostra area. Tant'è che, parlando con diversi ambientalisti, mi hanno sempre detto che lì vi è una colonia di pappagalli in quest'area. Poi io che abito o vivo quella zona lì, spesso e volentieri vedo anche una fauna. Mi è capitato di vedere volpi, faine e così via. Quindi è un'area che va sicuramente tutelata. Poi abbiamo l'area del magazzino. L'area del magazzino, che è un'area importantissima del nostro territorio, un'area veramente vergine, veramente importante. E credo che anche la cassa di esondazione, che andrà fatta per questioni di sicurezza, ma andrà vista in maniera molto dettagliata, perché quell'area lì va veramente tutelata e non va sciupata, anche se capisco le esigenze, sono di esigenze perché non vorrei opposte, ma bisogna cercare di il più possibile di farle coincidere. Bene anche che un'area del genere, che poi diventasse un parco e ogni 7 giorni venisse di fatto allagata per il discorso del flusso del fosso dell'Abate. Quindi sono quelle zone che vanno tutelate, vanno capite, vanno messe a sicurezza del territorio, che è il primo elemento, la sicurezza prevale su tutto, sicuramente, ma va fatto con intelligenza. L'area dell'acquarella, quest'area qui di Capezzano, sicuramente va finalmente portata al pubblico, alla cittadinanza. E poi ci sono tantissime altre zone, tantissime altre aree, che poi, ripeto, entrerò più nel dettaglio magari nelle varie osservazioni. Detto questo, anch'io mi collego a chi mi ha preceduto per ringraziare l'operato dell'ufficio, del dirigente storico del Comune di Camaiore, Roberto Lucchesi, che nonostante sia in pensione, ha continuato a collaborare con il comune di Camaiore, e questo gli va dato merito, la cittadinanza gli deve essere riconosciuto questo aspetto, tant'è che lui è il vero conoscitore del nostro territorio, in quanto è stato per 40 anni il dirigente all'edilizia privata e all'urbanistica del comune di Camaiore. Quindi allora va ringraziato il dirigente attuale, che è il dottor Parenti, e poi tutto l'ufficio, dall'architetto Manola Bonari, dall'ingegnere Paolinelli, dalla dottoressa Antonella Venturini, dalla dottoressa Nostro, tutti quelli che hanno collaborato alla realizzazione di questo piano operativo. È chiaro, anche poi il ringraziamento va anche all'architetto Cinquini. E poi tutti i cittadini che hanno in maniera fattiva e collaborativa portato osservazioni spesso e volentieri migliorative del piano. E quindi è stato non un piano nato negli uffici, ma creato negli anni con tutta la cittadinanza. Quindi io grazie ancora, poi magari valuterò se replicare. Ecco, la faccio io la richiesta all'assessore Leo Simone, quindi magari, anche se l'aveva già fatto anche il consigliere Mancini, può chiarire il fatto quando noi approveremo questo piano operativo, cosa succede?
entra in vigore, come abbiamo già anticipato, dovrà andare in regione, e poi tutti gli iter, tutti gli scenari possibili di quel che può accadere. Qualora la regione ti dicesse di sì, se il lavoro è stato fatto bene, e credo sia stato fatto bene, lo scenario può essere soltanto uno. Ci sono altri consiglieri che chiedono la parola? Quindi passiamo alle repliche. Prego, Assessore Leo Simone, per la replica su questa cosa. Allora, l'iter è il seguente. Noi voteremo la prossima settimana, questo lo sapete già, ogni singola osservazione. Dopodiché il Consiglio Comunale approverà il piano nella sua stesura definitiva, e all'esito di questa votazione verrà chiesta la convocazione di una conferenza dei servizi, nella quale, diciamo, il ruolo principale lo svolge il Ministero dei Beni Culturali per la verifica della conformità del piano, del nostro piano operativo, al PIT della Regione Toscana, che ha anche una valenza di piano paesaggistico. Se nella conferenza dei servizi non dovessero emergere richieste di modifica, l'iter si concluderà con la pubblicazione sul BURT della Regione Toscana del piano. Se invece all'esito di quella conferenza dei servizi ci fossero delle richieste di modifica, che possono riguardare soltanto previsioni che abbiano un impatto paesaggistico a loro giudizio eventualmente, diciamo, non conforme, allora dovremo ritornare in Consiglio Comunale sostanzialmente per prendere atto di queste indicazioni, e in ogni caso poi ci sarà la pubblicazione sul BURT. Nel caso del piano strutturale accadde che non ci dettero nessun tipo di prescrizione. Vediamo che cosa succederà sul piano operativo. È chiaro che sul piano operativo ci sono più previsioni di natura conformativa, no, dello stato dei luoghi, cioè che entrano più nel dettaglio di alcune scelte. Noi abbiamo fatto un lavoro molto attento, molto rigoroso, e quindi siamo fiduciosi. Nella peggiore delle ipotesi, comunque, si tornerà in Consiglio Comunale a recepire eventuali indicazioni. Non c'è, diciamo, un'ipotesi di bocciatura. Ecco, su questo voglio rassicurare il Consiglio Comunale. Grazie, consigliere e assessore Leo Simone. Allora, passiamo alle repliche. Allora, ogni capogruppo ha diritto a 5 minuti di replica, se ritiene opportuno. Capogruppo, chi fa parte a nome del gruppo consigliare. Allora, se non ci sono repliche, come mi sembra di capire, non ho repliche, quindi passiamo subito alla conclusione degli interventi. Quindi abbiamo l'assessore, gli assessori hanno 10 minuti di tempo per la replica. Insomma, se vogliono aggiungere qualcosa, se così Presidente, non c'è nulla da aggiungere. Presidente, scusi, posso? Abbia pazienza, mi stavo coordinando col capogruppo. Mi dica, vuole fare una replica? Sì, se possibile, sì. Allora, 5 minuti di replica, prego, consigliere Mecchè. Grazie Presidente. Dunque, la discussione e il dibattito ha tenuto conto delle indicazioni e di quanto è pervenuto in realtà nella formazione di tutto lo strumento. L'ultima precisazione dell'assessore contiene anche un dato importante rispetto all'iter e alla comprensione che è dovuta a tutti di questo, insomma, procedimento estremamente articolato. E anche i colleghi che sono stati membri di commissione hanno apportato, mi riferisco a Iacomini e Ed, dei contributi che riguardano lo svolgimento del processo, apprezzandone il livello di coinvolgimento, la loro partecipazione anche in forza alla minoranza è comunque stata collaborativa e aperta, anche questo è un dato significativo. Ora, al di là di quello che faremo nei prossimi giorni, dell'esame delle osservazioni, delle valutazioni che il Consiglio Comunale darà al lavoro preparatorio che è stato fatto in maniera approfondita dalla Commissione stessa su
le richieste dei cittadini. Ora si aprirà poi la fase attuativa del piano stesso, no? L'urbanistica è materia controversa, lo sappiamo, è materia in cui le regole del gioco sono scritte per tutti, l'ho già detto nel mio primo intervento, l'amministrazione ha avuto un atteggiamento estremamente rispettoso delle prerogative che sono rappresentate dai vari soggetti che si occupano di urbanistica. Per tutti noi che abbiamo avuto la responsabilità di formarlo, questo piano, e siamo anche una parte dei cittadini che lo riceveranno, si aprono delle possibilità interessanti, si apre la sfida di attuare delle previsioni urbanistiche che rappresentano una visione, un futuro strategico per il nostro territorio, che possono appunto rappresentare anche una possibilità di sviluppo per aziende, iniziative economiche imprenditoriali, per tutto il patrimonio e il contesto della nostra comunità. L'urbanistica ha dei detrattori importanti. I primi detrattori spesso sono proprio a livello disciplinare anche gli architetti stessi, i colleghi professionisti, alcuni dei più alti rappresentanti dell'architettura del Novecento lo dicono chiaramente, che l'architettura è la negazione del genius, l'urbanistica è la negazione del genius loci, che le norme sono un vincolo che impone, al di là anche di ogni ragionevolezza e di contesto culturale e territoriale, delle regole che cozzano contro lo sviluppo delle comunità. Ecco, io credo che quello che abbiamo fatto, che ha portato e ha comportato tempi lunghi e attenzione, sia un patrimonio che deve essere davvero patrimonio di tutti. Lo rivendichiamo come acquisizione di questa parte politica che con consapevolezza ha condotto un lavoro impegnativo e che pone le basi per uno sviluppo davvero sostenibile del nostro territorio, ma credo davvero che possa essere e debba essere un patrimonio condiviso da tutti. La stagione attuativa e la vita del piano dimostreranno quanto le nostre capacità previsionali colgono nel segno, quanto riescono a intercettare i bisogni di una comunità che sicuramente è difficile anche interpretare appunto nel quadro previsionale, soprattutto in quest'epoca in cui le circostanze economiche, sociali, imprenditoriali, ma anche i bisogni e le necessità pubbliche aumentano e mutano notevolmente nel tempo. Questa concezione di piano, questo impianto assai aperto, è però garanzia del fatto che le carte in regola Camaiore ce l'abbia. Non è scontato, non ce l'hanno tanti, e è un atto anche di generosità che l'amministrazione ha fatto, oltre che obbligatorio per gli adempimenti normativi che sappiamo, ma anche di generosità e di consapevolezza nei confronti della sua comunità, che da oggi è uno strumento in più per domandarsi e rispondersi anche dove vuole andare. Grazie a tutti, e mi sentivo di dover fare questo intervento anche per testimoniare un processo veramente di intenso da parte della Commissione consigliare che ho presieduto. Grazie mille. Consigliere Menchetti. Allora, io non avrei nessun altro consigliere che mi chiede la parola per la replica, quindi darei la parola all'assessore. Non so se l'assessore voleva intervenire. Ma semplicemente per due cose. La prima... perché magari diciamo fra di noi lo diamo scontato e lo voglio fare io volentieri, ricordiamoli chi sono i consiglieri comunali che si sono riuniti soltanto sulle osservazioni 58 volte e ogni seduta durava diverse ore. Sono il presidente della commissione Jacopo Menchetti, sono il consigliere comunale Graziano Dalle Luche, e il consigliere comunale Riccardo Erra, il consigliere comunale Alberto Iacomini e la consigliera comunale Michela Rugani. Ho fatto veramente un lavoro enorme, c'ero anch'io, ma insomma la commissione consigliare è composta dai consiglieri comunali. La seconda cosa che vorrei dire è questa:
lo accennava l'assessore Marcello Pierucci. Questo piano è anche, diciamo, uno strumento che poi ne orienterà altri. Per esempio, lo dico perché, diciamo, il tema è stato, per esempio, ripreso dal consigliere Erra. Noi abbiamo bisogno di un piano della mobilità nel comune di Camaiore, perché abbiamo bisogno di, a partire da alcune scelte che il piano operativo contiene, svilupparlo quel tema, perché è fondamentale. Ecco, in questa chiave, il consigliere Erra lo sa, ma magari chi ci ascolta è bene che lo sappia, diciamo, con precisione, è in questa chiave che si inquadra anche, per esempio, il tema della variante Aurelia, perché, come il consigliere Erra diceva giustamente, noi abbiamo ridotto il corridoio infrastrutturale, ma lo abbiamo mantenuto perché pensiamo, ma è ragionevole, oggi si fa così, che una scelta così importante di pianificazione debba poi essere verificata davvero con un piano della mobilità. Cioè che studi i livelli di traffico attuali e studi anche quali sono le possibili soluzioni alternative alla strada, non perché la strada non si debba fare per forza, perché poi se viene fuori che serve, voglio dire, è giusto farla, ma perché oggi il tema della mobilità va affrontato così. 40 anni fa non si sarebbe fatto così, oggi va affrontato così, ce lo dicono, insomma, quelli che sono esperti di questo tipo di materie. Cioè tu lavori, no, a 360 gradi, il sistema ferroviario, il trasporto pubblico su gomma, la mobilità dolce, le possibilità di intervento sulla viabilità esistente, e in questo quadro poi valuti se e in che termini ti servono, no, nuove infrastrutture. Noi non ce l'abbiamo uno strumento che oggi ci dia una risposta, e quindi è molto importante che chi amministrerà questa cosa, lo diceva giustamente il vice sindaco, la affronti. E niente, poi per il resto alcune questioni le aveva poste il consigliere Mancini, ma mi sembra che sugli uno, diciamo, la risposta sia già avvenuta dagli interventi. La questione che lui accennava è della diminuzione nel caso del cambio d'uso dei volumi, lo preciso solo perché anche questo sia chiaro, che riguarda gli immobili, diciamo, in disuso, che si trovano nel territorio urbano o urbanizzato, diciamo così. Vale, è vera, è così, vale però per gli interventi di demolizione e ricostruzione, non per gli interventi di natura conservativa. Cioè il senso è, se io demolisco e ricostruisco e lo faccio per la prima casa, ti do una dimensione massima, ma se demolisco e ricostruisco, se invece faccio un intervento di natura conservativa, dove ci può essere anche una modifica delle funzioni, allora no, perché chiaramente non si può imporre a un cittadino che voglia semplicemente ristrutturare un immobile senza demolirlo, no, di diminuire, diciamo, la superficie. Onestà intellettuale vuole che venga precisato che effettivamente ha ragione il consigliere Mancini quando dice che questo non era previsto in fase di adozione, ma lo abbiamo, ecco, questo sì, glielo voglio dire a Marcello Mancini, lo abbiamo cambiato ora, cioè nel lavoro sulle osservazioni e nel lavoro fatto in commissione, perché era ragionevole cambiarlo in questa direzione. E per il resto mi sembra che non sia necessario aggiungere altro. Il dibattito mi ha fatto piacere perché significa che siamo riusciti, credo, insomma, ciascuno nel proprio ruolo, a fare un buon lavoro. Grazie, assessore Leo Simone. Sindaco, 20 minuti. Ah, nel frattempo è entrato anche il consigliere Lunardelli. È entrato alle 11:20. Siamo nelle, alla fine il sindaco concluderà la discussione e poi andremo nelle dichiarazioni di voto, dove Andrea, si è capito quello che hai detto, poi andremo per rispondere a Marco, dove ha diritto poi a Presidente, non si è sentito, può ridare la tempistica degli interventi della seduta?
Sì, dicevo, siamo nella conclusione, quindi lascia l'intervento del sindaco che conclude la discussione 20 minuti. Non so se mi sentite, 20 minuti il sindaco. Poi dopo andremo nelle dichiarazioni di voto, dove ognuno di noi ha diritto, ognuno di un capogruppo o chi per esso, 5 minuti per replicare. Rispondendo al consigliere Lunardelli, magari un minuto in più glielo diamo se ha bisogno di dire qualcosa in più. 5 minuti, 6 minuti non cambia nulla, credo che siamo tutti d'accordo. Prego, sì. Allora, grazie Presidente. Intanto, ovviamente io la prima cosa che mi sento di dover fare è ringraziare tutti i professionisti che hanno lavorato a questo lungo percorso che si è attivato ormai da 2 anni, a tutti i dipendenti, i dirigenti che si sono succeduti nel tempo, i responsabili d'ufficio e di servizio che hanno supportato tecnicamente la definizione delle norme e delle regole di cui iniziamo con questa seduta a parlare e poi proseguiremo nelle prossime con l'esame delle osservazioni. Ci tengo a ringraziare in particolar modo la Commissione perché lo ha fatto Simone Leo, ma lo faccio volentieri anch'io perché il lavoro mastodontico non solo per la quantità delle osservazioni che hanno esaminato, ma anche per la qualità e la frequenza delle loro riunioni, è certificazione di una grandissima voglia di lavorare, che in politica non è mai scontata, ahimè, non è mai una regola scontata, e anche però di un metodo condiviso, perché approdare oggi alla discussione dell'approvazione del piano operativo è comunque un traguardo importante. Con questo percorso, lo accennava Marcello Pierucci, in realtà chiudiamo un certo tipo di lavoro. E che significato ha questo lavoro? Ha sicuramente il significato di dare delle risposte nell'immediato alla città che, anche attraverso le osservazioni, se ci pensate, no? Ha cercato di manifestare delle aspettative, delle attese, delle risposte ad alcuni bisogni più particolari, più generali. Abbiamo fatto tesoro di questi 10 anni di esperienza amministrativa per accogliere anche i bisogni del territorio. Pensate a tutto il tema delle infrastrutture e ai grandi temi generali e strategici che attendono ancora una risposta. In questo senso c'è un significato particolare che ha il piano operativo, perché il piano operativo diventa sì in parte una risposta, però se oggi qualcuno mi chiedesse se abbiamo risposto a tutto e se il piano operativo esaurisce tutti i bisogni della comunità, non mi sentirei di dire di sì. Lo strumento è uno strumento comunque incompleto per natura, perché nel tempo le esigenze del territorio e i bisogni della comunità cambiano e cambieranno. Ci sono poi chiaramente le varianti, ci sono un sacco di strumenti con cui si può farlo, cambieranno anche magari nel tempo, nel corso dei prossimi anni. Le previsioni di questo strumento. Pensate soltanto al fatto se si aprono delle prospettive nuove sulle infrastrutture o le opere pubbliche che richiedono delle variazioni, ma più in generale, insomma, tutti quei momenti in cui c'è bisogno di allineare le regole scritte, astratte, alla concretezza, alla realtà, e la realtà nel tempo ovviamente muta, mutano gli uomini, muta la struttura della comunità, mutano i bisogni della comunità. E allora il senso di questo passaggio non diventa semplicemente un approdo di contenuti. Il piano operativo certifica l'esistenza di una serie di strumenti per rispondere ad alcuni bisogni della comunità. Questo è il senso più importante. Sì, ci sono poi ovviamente anche delle visioni, delle suggestioni, delle risposte, dei progetti, e questo fa parte soprattutto del compito della politica di disegnare un percorso che guarda avanti, non guarda solo all'oggi, guarda anche al futuro. Però quello che è più importante è che questo strumento, questo elaborato che il Comune in questo momento sta andando ad approvare e di cui presto avrà la disponibilità, disegna un quadro di strumenti di lavoro. È una grossa cassetta di lavoro per le prossime amministrazioni, probabilmente nemmeno per le prossime 2, forse addirittura per le prossime 3 o 4, perché la durata degli strumenti urbanistici ovviamente oggi è determinata dalla legge su una scala
temporale abbastanza lunga. Ecco, nel senso di aver interpretato al massimo il ruolo non solo di coloro che devono dare risposte oggi a dei bisogni esistenti oggi, ma anche nell'assumere il ruolo di coloro che si mettono a costruire metodi di lavoro per il futuro, io credo che stia la sostanza e anche il valore più importante di questo progetto, perché poi il piano operativo in fondo è un grosso progetto che parla della visione dello sviluppo del territorio per i prossimi lustri di vita della nostra comunità. Indubbiamente c'è anche un altro aspetto, che è quello che riguarda più in generale le visioni e il rapporto con il tema dello sviluppo. E credo che oggi più che mai, no, viviamo questo passaggio con un po' più di sensibilità e di attenzione forse di quanto l'abbiamo fatto in passato. Non solo perché leghiamo ormai lo sfruttamento del territorio alle prospettive ovviamente di contributo al miglioramento della qualità di vita di tutti, no? E quindi non esiste più l'edificazione tout court, esiste un'edificazione semmai funzionale ai bisogni del territorio o anche del mondo produttivo, perché poi c'è una risposta alle esigenze di adeguamento del patrimonio edilizio esistente o delle esigenze della prima casa in termini magari perequativi, ma ci sono anche tanti passaggi del piano operativo dedicati allo sviluppo del territorio in una chiave funzionale al sistema produttivo, provando anche a sciogliere quella che ormai è uno dei grandi temi dell'epoca che attraversiamo, no? A sciogliere quell'apparente contraddizione tra la necessità di conservazione dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e la necessità di uno sviluppo anche del settore economico che spesso richiede infrastrutturazione, spazi, superfici, volumi, edificato, molto spesso. C'è l'idea di provare a trovare un equilibrio tra queste due esigenze apparentemente, ripeto, contrapposte, perché la contrapposizione è apparente nella misura in cui e quindi si vede nella misura in cui si dà solo la risposta a un elemento, magari la tutela dell'ambiente, oppure soltanto lo sviluppo economico, senza pensare ai riflessi che ciascuno dei due ha sull'altro. E in questo strumento c'è non la presunzione, perché poi la perfezione non è di certo cosa umana, ma insomma c'è la buona volontà di chi cerca di mettere in equilibrio questi due passaggi della vita di una comunità, che spesso determinano non solo delle proteste, poi magari come abbiamo visto in questi anni, ma determinano anche delle contraddizioni che in un qualche modo poi vanno sciolte. E allora qui c'è già una risposta per evitare magari che si ripetano nel tempo queste contraddizioni e anche i passaggi di crisi, diciamo così, dei rapporti tra la comunità e le istituzioni che la devono rappresentare in tutte le sue sensibilità. Poi, non dimentichiamoci il tempo che viviamo. Veniamo da due durissimi anni di pandemia. Abbiamo iniziato questo lavoro in realtà in tempi piuttosto lontani, perché il piano operativo è il figlio di un percorso che è iniziato con la revisione del piano strutturale, con il nuovo piano strutturale, con la revisione del vecchio e il parto del nuovo piano strutturale. Ecco, questi ultimi 2 anni che cosa ci dicono? Al di là ovviamente che siamo stati nel mezzo al marasma di una inaspettata e anche in parte incredibile pandemia. Ci dicono che oggi ci sono elementi di attenzione portanti sulla qualità della vita delle persone. La pandemia ci ha fatto capire che cosa nella nostra singola, individuale, ma anche collettiva vita quotidiana ha più importanza. È più centrale, ha più sostanza. Il tema della qualità della vita è un tema che tentiamo con questo piano operativo di svolgere in modo innovativo, in modo moderno, in modo progressista, mi verrebbe anche da dire, non per qualificarlo in termini politici. Il progressismo, in fondo, è una delle più alte forme di interpretazione delle visioni del futuro, cercando di integrare la necessità del cambiamento e dell'innovazione con i valori identitari che non devono cambiare, eh? È quello che all'inizio del suo intervento diceva l'assessore Leo. Però c'è soprattutto l'idea che questo strumento arrivi e cali nella realtà che viviamo quotidianamente, esattamente agli albori, diciamo così, di una nuova epoca, perché nel momento che sta per chiudersi,
la fase pandemica è una cosa che auspichiamo, insomma, il governo già annunciato che non rinnoverà lo stato di emergenza dopo il 31 di marzo. Sicuramente abbiamo una prospettiva davanti importante, che è quella di avere a disposizione da subito, per i grandi cambiamenti dell'epoca che vivremo, pensate appunto al PNR, ma in generale alla fase di sviluppo economico espansivo che il contesto internazionale sta cercando di generare e poi anche di sostenere, guerre ovviamente permettendo, permettetemi di fare questa breve parentesi. Però in quella dimensione il nostro piano operativo, con i tempi lunghi che ha richiesto, è arrivato esattamente nel momento in cui è necessario avere una visione, è indispensabile ed è funzionale anche allo sviluppo di un territorio che potrà dotarsi di infrastrutture, magari accalappiando fondi e contributi pubblici, che diversamente, senza questi strumenti, senza la possibilità con questi strumenti di fare alcuni percorsi progettuali, non sarebbe stato possibile. L'ultima cosa che voglio dire è la questione del tempo. Noi viviamo in una società estremamente frenetica, una società in cui le istituzioni ragionano ormai quasi costantemente per emergenze e quindi per cose che vanno fatte a rotta di collo, spesso nascondendo dietro il concetto dell'emergenza l'inefficienza di un sistema che non riesce ad avere strumenti e regole appropriati per dare risposte giuste in tempi giusti, che non vuol dire però in tempi praticamente pari a zero. L'istante non è mai un buon consigliere. E viviamo anche in una società in cui individualmente percepiamo, come dire, no, il passaggio del tempo come una cosa quasi sempre negativa. Io non credo che questo sia vero però in assoluto. Cioè, se è vero che dobbiamo dare risposte spesso anche a bisogni contingenti, non è vero che questi bisogni contingenti sono sempre emergenziali e non è vero che le risposte sono buone se arrivano subito. Ci sono scelte, ci sono contenuti, ci sono valori che richiedono elaborazione, attenzione, e il tempo è una delle componenti essenziali perché ci sia la giusta risposta. Il tempo è quello che ci affida la responsabilità e ci dà l'opportunità di scendere in profondità nei problemi, nelle realtà, nell'analizzarle e anche nel trovare le giuste soluzioni, o perlomeno nel cercare di elaborare le soluzioni migliori, le risposte migliori. Quindi il tempo che ci è voluto alla Commissione, queste 58 sedute di lavoro, ma il tempo che è servito anche ai tecnici per lavorare alla costruzione di un impianto di piano operativo, è un fattore di valore, è la garanzia di un lavoro fatto in modo approfondito. Poi non sarà perfetto, però intanto c'è un lavoro approfondito che probabilmente lascerà un segno non solo nel tempo materialmente, ma lascerà un peso in meno e un'energia in meno da dover spendere a chiunque arriverà dopo questa amministrazione, avendo tutta la libertà di dedicarsi all'attuazione di una gran parte delle previsioni che questo piano prevede per il miglioramento della qualità della vita della nostra città. E anche nel concetto di qualità della vita, guardate, non c'è solo la dimensione personale. C'è la dimensione comunitaria, c'è la dimensione collettiva, c'è il tentativo di migliorare la condizione di tutti, non soltanto di chi ha da fare un ampliamento di casa o da sistemare un'azienda, ma c'è una visione in cui tutti devono essere portati verso un traguardo di miglioramento della propria qualità della vita e farlo in un contesto nel quale è la comunità che migliora, è il senso del noi che trova una risposta più complessiva, nell'orgoglio di un territorio che si sviluppa economicamente, che dà risposte in termini di lavoro, che sa preservare con equilibrio i tratti identitari, la storia, la cultura, la tradizione, perché il piano operativo, come dicevo, è il fratello minore di un grande disegno che abbiamo messo in campo insieme, che è il piano strutturale. E il piano strutturale, se lo rileggete, non parla soltanto di costruzione, non parla soltanto di terra, di territorio, parla anche degli elementi immateriali, di quello che ci caratterizza, di quello che ci contraddistingue e di quello che, caratterizzandoci e contraddistinguendoci, ci dà l'opportunità di portare in dote, per esempio, alla Versilia, alla costa, alla regione toscana. Cioè, le nostre peculiarità sono nelle differenze che ci circondano una grande ricchezza e noi dobbiamo esserne consapevoli, farne tesoro, promuoverle e anche e soprattutto tutelarle, perché poi in un mondo
in cui la globalizzazione è stata interpretata come omologazione, si finisce sempre poi per in realtà per appiattirsi e provare a scimmiottare gli altri. Noi abbiamo la nostra identità, non dobbiamo essere la fotocopia di alcuno dei comuni vicini o di qualcuno dei comuni che stanno nel mondo. Abbiamo una storia, abbiamo una cultura, abbiamo un'identità. Attraverso questi strumenti continuiamo a farla vivere e cerchiamo anche di renderla materialmente visibile alle generazioni future, conservando però, come dicevo, quei valori di base che alla fine sono un po' il nostro senso comune di lavoro. E in questo credo anche che ci sia una maturità della classe politica di Camaiore, e chiudo, Presidente, che è dimostrata esattamente nei passaggi dei lavori della Commissione. Io spesso mi sono collegato, ho assistito alle commissioni e al di là dell'indubbio valore della trasparenza che questo lavoro ha potuto dare l'opportunità a tutti di toccare con mano, però c'è anche una classe politica consapevole che quando si gioca su temi strategici, su temi di visione di lungo periodo in cui c'è necessità di confrontarsi sapendo che non tutti noi nei nostri ruoli istituzionali siamo eterni, sa fare squadra, sa mettersi insieme, sa ragionare per il bene della comunità e guardatevi intorno, in Versilia soprattutto. Questo non è un tema scontato e non è un panorama di lavoro scontato. Forse siamo in questo senso gli unici al momento ad aver avuto la capacità, dico destra, sinistra, centro, civiche, tutto quello che volete e che è presente nel nostro Consiglio Comunale, siamo gli unici ad aver creato un contesto di lavoro concreto nel quale confrontarci con le nostre sensibilità e aver voglia di trovare una strada comune per dare le risposte giuste al futuro dei camaioresi. Presidente, io concludo qui il mio intervento e ringrazio di nuovo tutti per il lavoro che è stato fatto. Grazie, Sindaco. Allora, darei un attimo la parola al segretario, almeno ci può anche illustrare come si può andare avanti, nel senso, perché la pratica, come ben tutti sappiamo, è divisa in due. Quindi diamo un attimo la parola al segretario, vediamo come possiamo concludere, oggi. Prego, segretario. Ma allora io ho un po', recepito quelle che sono state, le richieste da un lato dell'amministrazione, dall'altra della conferenza dei capigruppo. Ora è chiaro che la trattazione dell'argomento è unica, no? Quindi si parte, con oggi che è l'illustrazione generale della pratica, poi lo stesso argomento prosegue nelle sedute successive per limitatamente, mi verrebbe da dire, ma insomma per l'esame e la votazione delle osservazioni. C'era la richiesta però di dividere questi due momenti, quello dell'illustrazione di carattere generale che è avvenuto oggi da quello della votazione sulle osservazioni. C'era altresì la richiesta di, non, cioè di recepire questa discussione di oggi comunque in un atto deliberativo, quindi non semplicemente nel verbale della discussione, ma perché anche per futura memoria risultasse un atto numerato, datato, cioè una delibera a tutti gli effetti. Quindi abbiamo costruito con la segreteria questa delibera dove si dà atto a un certo punto che è chiusa la fase dell'illustrazione generale e si rinvia per quanto riguarda la votazione, l'esame e la votazione sulle singole osservazioni a una successiva seduta che verrà calendarizzata dalla conferenza dei capigruppo. Capisco che è una votazione che ha un carattere meramente interlocutorio, però siccome c'è un rinvio ad altra seduta, mi sembra opportuno che il Consiglio Comunale lo voti anche per quell'esigenza di lasciare comunque traccia di un atto deliberativo a tutti gli effetti. Perfetto, perfetto segretario, grazie. Quindi passiamo alle dichiarazioni di voto. E non so se c'è prima Lunardelli o Iacomini. No, c'era prima Marco. Bene, Lunardelli, prego. Grazie Presidente, mi scuso per essermi collegato in ritardo. Questo piano non mi convince affatto, lo dico fin da subito.
però non farò un intervento, a parte che vabbè, sono dichiarazioni di voto, quindi ho poco tempo, però comunque le valutazioni di carattere generale in realtà le avevo fatte in sede di adozione, quindi mi limiterei a richiamare quelle valutazioni. Non capisco questo approccio in base al quale il percorso è stato lungo, è stato lento, però allo stesso tempo non è una risposta, ho capito. Quindi, cioè, si individuano una serie di strumenti e quindi si rinvia a tutta una serie di altri strumenti. Ovviamente anche nella consapevolezza della possibilità che un cambio di amministrazione, quindi anche di indirizzo politico, possa comportare diciamo, un intervento sul piano stesso, un'apertura anche di una nuova fase, perché in fondo, no, è stata concepita come un percorso sdoppiando il vecchio piano regolatore comunale proprio nell'ottica diciamo, di adattarlo al doppio mandato di un sindaco, ma cose che avevo già detto l'altra volta e quindi non le ripeto. E quindi cioè, qui c'è un'ampia discrezionalità. Io m'ero anche segnato delle citazioni da un libro, diciamo, uscito nel 2015, che è un lungo commentario sulla legge toscana 65-2014. Quindi volevo fare anche tutta una serie di citazioni, ma insomma, avendo 5 minuti, evito. Mi limito a dire che il piano attuativo è già attuativo. Non contiene quelle indicazioni strategiche che sono nel piano strutturale. Quindi, se è già attuativo, deve già contenere tutta una serie di previsioni di dettaglio. Poi ci può essere, c'è sicuramente la possibilità di l'adozione di ulteriori strumenti attuativi, pianificazione attuativa nel senso tradizionale del termine, che ha un limite di 5 anni, ricordiamolo, di efficacia. Quelle previsioni che rinviano ulteriori piani attuativi devono essere adottati questi piani entro 5 anni, e dove è rimessa un'ampia discrezionalità al comune nello scegliere quali piani e quali. Quindi, insomma, qui bisogna essere un pochino più precisi, perché se si dice questo è finalmente si arriva a concludere, però poi si rinvia, è chiaro che tutto può cambiare, e purtroppo gli ultimi giorni hanno dimostrato che tutto può cambiare anche in modo molto imprevedibile. Però insomma, un punto va trovato. E quindi, oltretutto, le osservazioni sono state tante, quindi anche stato tutto, diciamo così, era stato organizzato con le schede norma molto individualizzate. Quindi, insomma, qui bisogna dire che un punto si raggiunge. Si può dire sì, però poi si rimette a ulteriori. E quindi, insomma, qui bisogna essere precisi. E il discorso della pianificazione ulteriore attuativa non è secondario. Perché insomma, tutti i piani attuativi hanno una loro importanza, c'è il piano del centro storico, eccetera, eccetera. Ci sono i piani che sono stati menzionati, c'è il coordinamento con altri strumenti che diciamo sono più direttamente connessi a interessi diversi, come l'interesse alla tutela della natura, eccetera, eccetera. E quindi ci voleva, secondo me, un intervento più preciso sul punto, visto che, ad esempio, un intervento importante sul territorio come quello del secondo lotto non è ancora via Roma a Camaiore, non è ancora concluso, e quello è sicuramente un presupposto poi per esempio la pianificazione attuativa sulla mobilità, perché si è sempre detto che quello è un presupposto, ad esempio, per fare un insomma, rivedere tutta la viabilità quantomeno del centro storico. Quindi ecco, secondo me, visto i tempi che sono serviti, si poteva dare delle indicazioni più precise su questi punti, per non parlare poi di altre cose che non ci hanno mai convinto, come diciamo, le indicazioni relative alla mobilità alternativa, che insomma noi avremmo preferito su altre collocazioni, i lavori proprio intesi come opere pubbliche nel centro storico in fase di completamento in queste settimane, che sono comunque assetto del territorio, incidono comunque sull'assetto del territorio. E quindi diciamo, complessivamente il nostro giudizio sicuramente non è del tutto positivo. Poi al momento, essendo tutto interlocutorio,
daremo anche, darò comunque a nome del gruppo una votazione interlocutoria, come è giusto che sia, visto la fase interlocutoria di diciamo la finalità interlocutoria di questa votazione. Però ecco, sicuramente non ci convince del tutto, anche per una serie di appunto di non chiara indicazione sul punto a cui si arriva con questo piano, rispetto anche appunto alla durata di cui è stato caratterizzato. Grazie, consigliere Lunardelli. Consigliere Iacomini. Sì, grazie Presidente. Pongo una domanda a chiarimento, credo a beneficio di tutto il Consiglio e di tutti i consiglieri. Cioè, sostanzialmente noi si vota cosa? La presa di coscienza del fatto che è terminata l'illustrazione del piano operativo in fase di approvazione? Cioè, e che senso ha questa votazione qua? È un chiarimento che chiedo a beneficio di tutti. Segretario. Non si sente niente, Presidente. Non si sente niente, Sente? almeno io non sento niente. No, nemmeno io sento. Il Presidente. Mi chiedeva, mi sentite? Ora mi sentite? Pronto? Ora Consigliere, sì. chiedeva al consigliere Iacomini un ulteriore chiarimento su cosa votiamo. Mi sembra, ora poi do la parola al segretario, magari li chiarisce. Mi sembra che più che altro noi votiamo il fatto. Per memoria futura, che oggi abbiamo parlato della illustrazione. E quindi poi ci sarà rinvio poi la prossima volta per continuare, diciamo, la pratica nelle varie osservazioni. Però il segretario magari può essere ancora più chiaro di me, sicuramente. Io mi limito a ripetere quello che ho già detto, cioè perché della trattazione dell'illustrazione di oggi resti un atto deliberativo e non un semplice verbale della discussione. Ora capisco che è abbastanza tecnica come cosa la differenza tra il verbale della discussione e un atto deliberativo con un suo oggetto numerato, è necessario che questo, anche in forma interlocutoria, venga sia oggetto di una votazione. E la votazione è quella del dichiarare esaurita questa fase e procedere e rinviare la votazione delle singole osservazioni, poi la votazione finale sul piano operativo nel suo complesso ad una prossima seduta. Altrimenti avremmo dovuto fare un'unica, cioè la conferenza dei capigruppo, stante l'unicità dell'argomento, avrebbe dovuto iscrivere già da oggi la discussione, la votazione delle osservazioni e infine la votazione finale sul piano operativo. Per ragioni, diciamo, di opportunità è stato deciso di dividere questi due momenti. Insomma, capisco anch'io che può avere poco senso, però avendo diviso queste due fasi è necessario che entrambe si chiudano con una forma di votazione. Grazie segretario, c'è qualche consigliere che chiede la parola? No, ricordo perché abbiamo diviso le due fasi. Abbiamo diviso le due fasi perché mancava ancora il parere del Genio Civile che è arrivato ieri, ecco. Quindi non Andrea, avendo il parere. Sì? Sindaco? Dicevo, non essendo io arrivato il mi parere. ero solo prenotato, Presidente, mi ero solo prenotato e c'è cioè, prima di me il consigliere Pedonese. Dicevo, non essendo arrivato il giorno della conferenza del Capigruppo il parere del Genio Civile, che tra l'altro è arrivato ieri, in conferenza del Capigruppo abbiamo deciso di dividerlo in due.
quindi fare un'illustrazione, quindi dividere la pratica che sarebbe stata una in due soluzioni. Poi, per opportunità e per lasciare anche una traccia, diciamo, per il futuro, è stato deciso, insomma, per il segretario è più opportuno dare una votazione alla pratica di oggi, ma sull'illustrazione, ecco, e poi sull'invio alle osservazioni. Non so se qualcuno mi chiedeva la parola, non so se Mancini voleva dire qualcosa a merito. Sì, prego Mancini. Presidente, prima c'è il consigliere Pedonese, poi il sindaco, poi ci sono io. No, ma io non so se voleva intervenire. No, ma pensavo che volesse intervenire non su come intervento, ma sul fatto di questa discussione sulla votazione. Invece vuol fare l'intervento. Forse anche gli altri consiglieri, il sindaco, vogliono intervenire su questa questione. Non lo so. No. Allora, no, io volevo... Allora vado io. Perché, no, volevo intervenire su questa questione. Peraltro io mi ricordo, ho partecipato alla capigruppo e avevamo detto che stamani si faceva solo la discussione, che non ci sarebbe stata nessuna votazione. Ora, poi capisco anche il senso, quello che ha detto il segretario, lo capisco, però di fatto facciamo una votazione su cosa stamani? Su una presa d'atto che il piano operativo è stato illustrato, che votazione è? Che senso ha? Non sarebbe opportuno, secondo me, fare magari una votazione dove il Consiglio Comunale dichiara di rinviare anche le dichiarazioni di voto dopo la discussione delle osservazioni e le votazioni. Deve essere comunque votata. Come segretario? No, dico, deve essere comunque votata. Anche se, vi ripeto, capisco che può sembrare un po' un'anomalia, perché altrimenti il prossimo consiglio comunale che verrà convocato dovrà ripartire dall'inizio, cioè dalle illustrazioni, dall'esame, perché nessuno ha dichiarato che questa fase, con un voto, che questa fase si è conclusa. Diversamente, nel prossimo consiglio comunale non verrà di nuovo fatta l'illustrazione del piano nel suo complesso. Quindi è un escamotage, diciamo così, per dichiarare chiusa questa fase. Penso, non so, consiglieri che oggi non sono presenti, che la volta prossima forse si aspettano che si riparta dall'illustrazione dell'assessore, del tecnico. Questo dovete decidere. È una modalità operativa. Potete anche stabilire che nel prossimo consiglio si riparte dall'inizio, che oggi è stata solo una pura illustrazione e discussione sugli elementi. No, scusate se intervengo così senza prenotazione, ma mi sembrava chiaro che dalla conferenza capigruppo che avevamo deciso di scansionare in questo modo la discussione, cioè fare questo consiglio in cui si faceva l'illustrazione e, come ci dice il segretario, è necessario per chiudere la pratica, diciamo così, esprimere una votazione, poi continuare con un secondo o terzo consiglio, come si renderà necessario, con le osservazioni e poi la votazione finale. È chiarissimo che era così, quindi non vedo che ci perdere del tempo. Se poi il segretario ci ha detto che questa è la forma che dobbiamo seguire, si fa e basta. No, Presidente, ora va bene tutto, ora che fosse chiarissimo, consigliere D'Alessandro, per me era chiarissimo che stamani non c'erano votazioni. Poi se noi andiamo a vedere, a prendere il verbale della capigruppo, se poi vogliamo... Non c'è la votazione sul piano operativo, la votazione sull'illustrazione, lo dovresti sapere meglio di me. Secondo me alla fine diciamo la solita cosa, diciamo così diversi. Ho usato toni pacati. Presidente, stavo parlando io. Sì, io non ti ho dato la parola, hai preso la parola. Comunque, va bene. Ora te la do e poi si conclude. Dicevo, già il fatto che si divide in due, è chiaro che ci sarebbe stato in qualche maniera una votazione, ma di fatto non è che si vota il piano operativo oggi.
votiamo il fatto di rinviare tutta la discussione alla settimana prossima. Perché che se la prossima volta si parte dalla discussione delle osservazioni, no? Dall'inizio. Quindi prendiamo atto di quello che è venuto fuori oggi, dell'illustrazione della pratica, e si parte da questo. Ecco, prego, consigliere Mancini, poi concludiamo in una maniera... Allora, se è così era anche la mia proposta, cioè oggi diamo atto che è terminata l'illustrazione e rinviamo la votazione finale successivamente alla discussione e alla votazione delle singole osservazioni. Su questo sono d'accordo. Sicuramente così, consigliere Mancini. Se guardate la proposta di delibera è questa, si rinvia. E ora io qui non tutti i rinvii del Consiglio Comunale sono sempre stati votati. Perfetto, sono d'accordo. Bene. Presidente, posso? Presidente, posso? Prego. Su questo aspetto, vorrei soltanto una cosa che mi è venuta in mente da questa, diciamo, anche dalla spiegazione che ha dato ora il segretario. Io mi limito a dire, secondo me, da un punto di vista logico, non è possibile il voto negativo su questo voto, perché sarebbe un controsenso logico, cioè sarebbe come dire non è vero, non si è fatta la discussione, quindi è impossibile logicamente che uno voti no oggi, al massimo si può astenere, credo, perché se no sarebbe come dire, visto che è una presa d'atto, no, non c'è stata la presentazione della pratica, cioè sarebbe come dire no, è stata una finta, quindi immagino che il voto negativo sarebbe un controsenso logico, però questa è una mia valutazione, non lo so. È possibile ontologicamente, però ontologicamente è possibile. Consigliere Mancini, poi concludiamo davvero. Sì, no, però mi viene in mente un'altra questione. Ma allora le dichiarazioni di voto che stiamo facendo ora, su cosa sono? Su cosa sono le dichiarazioni che stiamo facendo ora? Sono sul piano operativo, sì, o sono sulla votazione che andiamo a fare tra 3 minuti, che di fatto è una presa d'atto? Scusatemi. Hai perfettamente ragione, Mancini. Probabilmente la dichiarazione di voto poteva anche non esserci. Ma infatti. Però abbiamo dato la possibilità. Abbiamo dato la possibilità, visto che il consigliere Lunardelli, che non era riuscito a intervenire prima, per dargli la parola. È una cosa di una conclusione della giornata, visto che è mezzogiorno, c'era il tempo per continuare a dire. Il concetto era quello. Quindi. Se siamo d'accordo, se gli altri consiglieri, ormai visto che la parola l'ha presa il consigliere Nardelli, vogliono dire qualcosa, bene. Se no si conclude e si vota. Ormai abbiamo fatto questo percorso. Abbiamo un presidente di consiglio che è un gentleman, è fair play quello che ha voluto applicare nel confronto di Marco Lunardelli. Riconosciamo e diamogli atto. Grazie. Quindi, non so se Pedonese vuole dire qualcosa, se l'ha scritto Pedonese, poi sindaco. Allora. Federico rinuncia all'intervento. Ci metto una prossima volta di quello che abbiamo fatto, quindi punto, fine, non credo che ci sia altro. Votiamo e andiamo a mangiare. Sindaco? No, però al di là di tutto, in realtà, Presidente, poi si può discutere. Uno si legge il deliberato e va a vedere che cosa si delibera stamani. Ecco, non era così difficile capire perché si delibera e che cosa. Mi è sembrata una discussione, dico surreale, perché non si offenda nessuno, per non dire che qualcuno non legge gli atti, però scusate se la dico così cruda, ma abbiamo discusso un quarto d'ora ora sul nulla. No, io allora ovviamente sono d'accordo che il voto difficilmente potrà essere negativo, però due parole sul senso di un passaggio di una discussione generale che abbiamo fatto, e la discussione in fondo si può concludere anche qui, in effetti, per poi riversarsi sulla parte operativa che si attiverà la prossima settimana, è bene dirla, nel senso che le valutazioni che abbiamo fatto in questa discussione portano tutti ovviamente a concludere per il fatto di aver fatto comunque un grandissimo lavoro. Poi è inevitabile che uno strumento generale abbia bisogno di pezzi di attuazione che arriveranno dopo, ma questo anche per consentire, da un lato, a chi arriverà di fare valutazioni ulteriori, e ovviamente a chi c'è di chiudere un percorso che si è attivato ormai da anni. Dall'altro è anche, secondo me, presuntuoso
chiedere che si definiscano qui, ora, subito, tutte le cose, tutte le questioni, non solo presenti, ma anche future. Non è questo il senso che la politica può dare agli atti di programmazione. Forse la tecnica può farlo, ma la politica, se uno fa politica e non fa soltanto tecnica, questo fa di mestiere. Cioè cerca di dare delle risposte laddove può. Laddove non può, deve creare strumenti perché qualcuno, al momento, nel tempo in cui sarà richiesto, possa dare delle risposte. E credo che in questo, e lo risottolineo, ci sia davvero un grande lavoro comune che ha coinvolto ovviamente la maggior parte delle parti politiche. Poi se qualcuno vuol disconoscere la propria parte politica e il lavoro fatto anche dalla propria parte politica, che vi devo dire, ne prendo atto, come potrei prendere atto stamani di un voto negativo sulla discussione che c'è stata. Grazie Presidente, e ovviamente voto favorevole. Grazie. Allora, io non credo che ci siano altri consiglieri che mi chiedano la parola. Consigliere Mancini. No, Presidente, io sono intervenuto semplicemente perché il consigliere Iacomini ha fatto presente, dice, di cosa si dichiara stamani di voto. Come il consigliere Lunardelli ha fatto una dichiarazione di voto sul piano operativo, quando invece non si va a votare il piano operativo, ma semplicemente andiamo a votare il rinvio, tutto lì. Era in questo senso che non capivo le dichiarazioni di voto che c'era da fare. Quindi sono d'accordo sul votare, sul procedere come abbiamo detto, e quindi con il rinvio alla prossima settimana, e il mio voto su questa pratica non può che essere favorevole. Grazie, quindi a questo punto darei la parola al segretario, non so se vuole una votazione nome oppure basta. Anche una votazione palese, io l'unica necessità, perché appunto è un rinvio, cioè nel senso che ho detto prima, si dichiara formalmente chiusa la discussione e l'illustrazione sul piano operativo, quindi nella prossima seduta si passerà direttamente all'esame delle osservazioni. Questo anche per conoscenza dei consiglieri che oggi non sono presenti, perché devono sapere che nella prossima seduta si parte già avendo una fase che si è compiuta ed è la fase di oggi. La votazione per me può essere palese perché giustamente è un rinvio, ho solo necessità magari di ripetere, posso anche vederlo, di capire se ci sono stati dei consiglieri che nel frattempo sono usciti, quindi io farei un appello al limite, ripeterei Presidente l'appello perché se è possibile. Cioè, per esempio non vedo il consigliere Boccardo, quindi io direi facciamo una votazione sono. Favorevole o non favorevole senza l'immediata eseguibilità perché è un rinvio. Quindi del dottor Alessandro. Favorevole. Boccardo Andrea. Favorevole. Menchetti Jacopo. Favorevole. Tommasi Tamara. Favorevole. Pedonese Federico. Favorevole. Alessandro Gloria. Favorevole. Maggi Fabrizio. Favorevole. Dalle Luche Graziano. Favorevole. Rombi Nicola. Favorevole. Benedetti Angelo. Favorevole. Gemignani Patrizia. Favorevole. Lemmetti Eleonora. Favorevole. Giunta Marco. Dice sì, annuisce con la testa. Ok, Rugani assente. Lunardelli Marco. Favorevole al rinvio. Favilla Andrea. Sì. Iacomini Alberto. Favorevole. R. Riccardo. Favorevole. Mancini Marcello. Favorevole. Andreini Mario. Favorevole. E gli altri sono assenti, quindi unanimità dei presenti.
Grazie segretario. E, diciamo, tutti i consiglieri sono stati d'accordo a proseguire la discussione la prossima volta in Consiglio Comunale e partiremo appunto dalle osservazioni. Ringrazio tutti, ai capigruppo ci troveremo lunedì pomeriggio alle 15, sempre in videoconferenza, Covid permettendo, per pianificare. Presidente, appunto, io ho segnato alle 17. Alle 17, sì? Ah, avrete alle 15. No, alle 17, Covid permettendo, per pianificare il Consiglio Comunale. Grazie ancora e buon weekend. A tutti. Grazie, arrivederci. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao.